yeah god's right. 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 In Café by Night, vi ho offerto da... Costruiamo cucinini su misura, ad alta specializzazione, monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore, lavastoviglie da 45 cm, con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via, più monti tu... Uguale prezzi d'ingrosso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Angolo di Alucento, Torino. 46 in punto, eccoci qua per parlare di quanto è accaduto nell'ultima edizione di Monday Night Raw con questa edizione di Rusty Cafe by Night che poi in realtà è By Afternoon ecco. By Afternoon Esatto, esattamente, buonasera Mattia Di Noi innanzitutto Ciao, ciao Mi, mi sa che è l'ambientale di nuovo, prova a battere sul microfono un secondo E che, che due coglioni No, 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 è giusto, è giusto, è giusto, scusa, arrivavi solo un po, troppo, un po' troppo distorto, adesso va, va un pochettino bene Ok Va bene, va bene, ah, puntata di Raw post niente, perché non c'è stato pay per view per quanto riguarda, esatto. per quanto riguarda la WB questa settimana. È una puntata carichina, tra l'altro. A livello di. Mi è piaciuta a... molto, sinceramente. A te è piaciuta? A me non è piaciuta tantissimo, devo dire la verità. Ecco. A me è piaciuta, sinceramente. Ho trovato. Bella, piena di... Vai. Hanno, hanno fatto. Hanno costruito tanta roba per WrestleMania, hanno portato avanti. Bene, un po' tutto. Io sono. Io ero molto soddisfatto della sì, visione, sinceramente. Sì, hanno portato avanti, diciamo, grandi sconvolgimenti, a parte la cosa degli Usos e la questione bello, di Sinus, su cui parleremo. Quello bell'angolo. Il bell finale io ho trovato molto bello. Uh, non, non so se avrei aspettato SmackDown per fare, il, per fare il turn ai danni di. ai danni di Semi. Nel senso, uh, cioè, avrei, no. te avrei, ten sai cosa, avrei tenuto il dubbio. Di quello. Di quello che sarebbe potuto capitare a Jimmy fino a SmackDown. Perché adesso l'hai tolto il dubbio di fatto. Cioè sono di nuovo uniti uno di fianco all'altro. Quindi hai. Diciamo, hai tolto il. Eh, hai tolto quello come. Come appeal per la puntata di SmackDown. Però, diciamo, adesso hai. Hai, hai, diciamo, hai l'attesa per la risposta di Sami Zayn, Qualunque cosa Qualunque eh, esatto. cosa cioè sia, quello, ma qualunque poi sia. Il, il momento era veramente perfetto per Beh, farlo Perché comunque Eh lo so, però avevi, diciamo, potevi fare tipo il processo Come è, com è stato per Semisein Però eh, Che sarebbe finito poi con uno swervone anche quello Alla fine Con, con, con il pestaggio di gruppo ai di danni Vero, di Sami però, Zayn. però il momento Potevi fare entrambe le cose, diciamo cosa Il momento secondo me è stato veramente Veramente bello Cioè il momento è mollissimo anche, anche lo shocker del pubblico Che comunque mm -hmm. 30 secondi prima cioè eh, la reazione del pubblico al turn dj è fantastica perché fino a 30 secondi prima stavano applaudendo come se avessero... vedendo la cosa che volevano vedere e poi sì. si ritrovano... Totalmente swervata, cioè quello swervone lì, secondo me è stato molto bello anche per la reazione del pubblico, sì. è venuta proprio veramente bene. La reazione del pubblico adesso, ovvi ovviamente, la domanda è cosa accadrà a WrestleMania, nel senso, non tanto a livello di verdetto del match, ma poi cosa accadrà con gli Usos post-match. Eh, post quali sono i motivi di Jay? Quali sono, eh, diciamo, qual è la direzione in cui andrà la, la Bloodline dopo WrestleMania? Perché, secondo me, le motivazioni di cioè, Jay saranno alla fine, come gli ha detto, è la famiglia, lui lo sta facendo per proteggere il fratello. Bello, sì, 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 sa sì. che Roman. Poi se non l'avesse fatto, si sarebbe sì, sfogato sì, sì, sì. su Jimmy. Cioè, alla fine, credo che poi. Non, non verrà comunque fuori che il lato, il lato buono di Jay. C'è ancora. Il problema è che in questo momento ha dovuto sì. scegliere tra il fratello, tra il fratello gemello e, e un amico, e ha deciso del fratello, perché comunque non vuole che al fratello venga fatto del male come, mm. non, come lo stesso Jimmy non voleva che a Jay venisse fatto del male sì, esatto. quando affrontò Roman eh, ai tempi Roman era totalmente fuori di test vediamo, vediamo vediamo che succederà e ha senso che effettivamente sia così poi la finale per quanto riguarda WrestleMania, uh, per, per quanto riguarda la questione uh, la questione appunto di uh, Jay perché comunque uh, a WrestleMania l'aspettativa quantomeno è quella di una disfatta per quanto riguarda sì. la Bloodline v meno, Quantomeno quello che pensiamo Accadrà in quel, in quel di Rest of Non ho detto che avvenga però L'idea diciamo, è quella effettivamente che la Bloodline Crolli a Rest in Mania A livello, certo. livello quanto meno quantomeno di, quantomeno di, quantomeno di risultato uh, Avete visto che nel segmento Tra Bronson Reed, Boogs e Elias C'erano quelli sì. di Ross e Kevin Sì l'abbiamo visto e, uh, e, e di, li, Non so se l'idea uh, su Fosse suggerire che Cody stava tentando di convincere Owens sì, a non fare sì, Probabilmente è, è così. Probabilmente così, vai. vai L'idea, secondo me, è proprio quella. È quella di Cody che, sta dicendo, che dice a Owens: svegliati, svegliati, guarda che finalmente ha capito. Non, non tenere il broncio. Cioè, sta cercando di fare anche lui da pacere tra sì. i due. Beh, magari uno dei diciamo oh, eh, esatto ci dico iniziata. penso andranno verso un 3 contro che faranno in puntata possibile sì, ma lo, io l'avevo già detto possibilissimo, puntata, possibilissimo. probabilmente possibilissimo. a un certo punto magari nella puntata Pre Wrestlemania L'ultimo ultimo ultimo Raw per WrestleMania Eh ultimo Raw per WrestleMania fa Usos contro Usos e solo contro Uh, i... Contro... Contro Cody, mm, ti direi, e direi no. Più che uso se solo, ti direi uso se Roman. No, Roman, Roman. Secondo me, non... Roman, e... Roman e Cody, secondo me, non si toccheranno fino a WrestleMania. E secondo me è giusto così. Sì, Usos... no, no, però, però beh, puoi anche farlo senza che Cody e Roman si tocchino. Eh. Però se devi, eh, mettere i due, devi mettere i due main event di WrestleMania in un match solo, metti Roman anche in quel, in quel, in Io quel match. Io non lo metterei perché comunque non saprei chi far vincere fai vincere Team Babyface senza schienare Roma uh, alla, alla fine mm. o magari fai, vinc so. fai vincere il Team Hill col Team Babyface che però ha la me meglio, meglio alla fine uh, cioè chiude comunque in piedi, comunque in piedi la, la puntata Uh, di Raw pre WrestleMania, di modo poi da, da arrivare poi a Wrestlemania perché a SmackDown pre WrestleMania non penso accadrà moltissimo a livello di a Angle a livello di match sicuramente perché il giorno prima di Wrestlemania lo, lo fai a Raw perché comunque penso che, quel, che la puntata di SmackDown pre-Restlemania pre pre quella, pre quella il go home show tra virgolette di SmackDown pre-Restlemania è un pre-show di Wrestlemania come lo è stato negli ultimi sì. anni praticamente ci dicono anche il 3 contro 3 con Roman lo farei a Backlash sì non è una brutta idea effettivamente farlo anche a Backlash l'unico il problema è capire se Roman sarà presente a Backlash, esatto. e, eh, o se invece partirà... Io non lo farei da... più che altro perché a Restelmania la Bloodline splitta. Ok, ok, puoi anche, poi, puoi vederla così, cioè non a Mania, dopo WrestleMania. Dopo WrestleMania c'è cioè, do, esatto. proprio lo split, lo split ufficiale. Tra l'altro sarà eh, come abbiamo già detto, sarà anche interessante vedere quale sarà il ruolo di solo Sikoa, perché solo Sikoa lo stanno proteggendo tantissimo, non ha, non ha ancora perso no, da quando, da quando ha, perso ha perso debuttato nel, nella, nel, nel main roster, quindi evidentemente hanno qualche idea su di lui, il capire quale ovviamente è questa, questa, questa idea uh, ci dicono Io fare i codi Kevin e semi contro Uso e solo si copre prima, uh, prima di Rest però anche lì uh, chi vince perché solo si copre, probabilmente non puoi schienarlo perché sarà, sarà protetto uh, ti dicono, ha perso solo un match per squalifica sì, in un out show mi sembra, ha perso domenica per, per squalifica contro Kevin Owens uh, se vuoi vincere eh, in main defense devi beh, schienare, devi schienare gli Uso, eh. vai Vincere la, fai vincere la Bloodline con sì. eh, un uh, miscommunication tra Semi e Owens. Ok. okay. C'è cioè un miscommunication tra Semi e sì, Owens. Esatto, e lasci, e, lasci fino, fino, e lasci il dubbio fino a Restamagna, Che i due riescano a collaborare, riescano a essere sulla stessa pagina. Sì sì sì, 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 sì. E uh, come, 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 come si dice, tornando ad altre cose, vediamo, vediamo, cosa, vediamo cosa capita. Però l'idea che effettivamente possa essere una manovra di. Di diciamo DJ per proteggere il fratello, c'è sicuramente, sicuramente un'opzione un che, che va comunque considerata. e Probabilmente verrà diciamo, fuori, anche cioè, come giustamente diceva, giustamente diceva Mattia. Vediamo un po', vediamo un pochettino. Quantomeno adesso il, hai il dubbio, perché, comunque adesso sembrano effettivamente di nuovo uniti. La parola chiave: è sembrano. Poi esatto. vedremo cosa accadrà a partire da venerdì da venerdì, diciamo, a, a Smack, Ma, già da capire, di SmackDown esatto, bisogna capire che cosa, come sta andando la storia. Nella storia, secondo me. È proprio Jay che vuole proteggere il fratello e quindi ha dovuto scegliere la famiglia Sì eh, Perché comunque gliel'ha detto, tu pensi che avrei scelto te rispetto alla mia famiglia E mm. quindi comunque credo che rientri in quell'ottica la, co la, cosa, la cosa fatta da Jay mm -hmm. Poi vediamo Poi naturalmente vedremo come, come si arriverà da qui, da qui a WrestleMania, abbiamo ancora... Un mesetto praticamente, mm. tra l'altro, ricordiamo anche parlando di, di WrestleMania o comunque parlando delle prossime settimane. Una buona notizia per quanto riguarda noi italiani: il fatto che nel weekend gli americani cambiano l'ora, e quindi da lunedì prossimo per due settimane i tutti i programmi della TV americana, per soprattutto per quanto riguarda il wrestling, andranno in un'ora prima. Quindi Raw lunedì andremo dall'1 e non alle 2. Uh, NXT, al anche se tecnicamente non è disponibile live in Italia, dall'una alle 2. Dynamite dall'una dal 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 alle 3. Smackdown dall'una alle 3. Quindi per due settimane andremo a dormire un'ora prima. Per quanto, per quanto riguarda gli show di wrestling, cosa che tra l'altro ci servirà, in INOC. In ottica WrestleMania, a voglia. Parlando, parlando di WWE, parlando di. Diciamo di eh, questa, settimana, questa settimana no, ci dicono, uh, ma in che senso? Re, relativo agli orari o relativo. Uh, relati ah, questa settimana relativamente, a, relativamente a, alla situazione di, degli Usos, penso, che, sia. penso che, che fosse la, la domanda. Uh, dicevo, tornando a noi, tornando alla, alla questione WWE, e parlando, visto che l'abbiamo uh, nominato indirettamente. Uh, con, un, uh, con un messaggio che ci è arrivato, uh, ci è arrivato in chat, uh, parliamo di una notizia dell'ultima ora, letteralmente, perché è arrivata 50, mm. circa un'oretta uh, un fa, e cioè l'annuncio da parte della WWE uh, della data per, e la data è del posto, anche tra l'altro, per quanto riguarda. Uh, non più fortunatamente resta e meglia backlash, ma backlash semplicemente che, esatto. sarà, che sarà in programma sabato 6 maggio, anche questo ovviamente, ovviamente di sabato, uh, in, quella di, uh, in quella di Porto Rico. Adesso andiamo a vedere le immagini, eccolo qua, direttamente da Twitter. Uh, con Bad Bunny che sarà l'host dell'evento uh, del, dell si sarà al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot di San Juan a Porto Rico sabato 6 maggio uh, l'edizione 2023 di Backlash non più WrestleMania Backlash ma semplicemente esatto, Backlash uh, ci no dicono Bad Bunny nel main event è il titolo del mondo no semplicemente no. penso che faranno veramente il match che era girato mesi fa cioè, uh, cioè Bad Bunny e Rey Mysterio contro Damien Priest e Dominic Mysterio penso a questo, uh, a questo punto segno che dopo WrestleMania la questione tra i Misteri e Dominic comunque andrà avanti, e non avrà fine a WrestleMania, E Probabilmente terranno Dominic anche nella, uh, nella, nel, nel judgment day, ancora per un po' di tempo. Dopo WrestleMania, uh, che non è una brutta pensata, effettivamente. Bisogna, no, bisogna, vedere, pensare, bisogna, vedere, bisogna vedere se Ria lo scaricherà. Però bisogna vedere dopo la vittoria del titolo del mondo femminile. Però se effettivamente bisogna, vai avanti con file. secondo me, questo. vedere anche vai. con Dominic. A questo punto, se vince o perde a WrestleMania. Eh. Secondo me, perde, però vanno avanti. Eh, sì, perde ma vanno avanti Perde ma vanno sicuramente avanti Non è, non è, non è sicuramente finita qua la, la questione ah, Io ho molto hype per il match Perché i due segmenti che hanno fatto a SmackDown Mi sono piaciuti veramente tanto Come? quindi ho abbastanza hype per il match perché i due segmenti che hanno fatto a SmackDown li ho trovati molto belli mm -hmm. quelli tra Rey e Dominic quindi è la, è la, è la, storyline, di di, è la storyline di Kenny Undertaker alla fine eh. certo, cioè certo. Kenny Undertaker 1998 l'unica differenza è che non sono fratello so, e eh, fratello, fratello ma sono padre e figlio in questo, in questo caso ma è esattamente la stessa cosa cioè Dominic certo. che incita che vuole che incita Rey eh, cioè, affrontami menami <ride> come, come quando giocavamo a WWE 13 menami Uh, perché non capisce esatto. il riferimento? Il riferimento a un tweet che Rey Mysterio ha, diciamo, uh, come posso dire, ha espresso in parole non, mol non, non molto corrette, anche se il senso era completamente diverso. Uh, e affrontami, menami, meniamoci. E è Rey Mysterio che non vuole. È esattamente la stessa storyline di Kane Undertaker. Kane che arriva a fine 97, cioè. Uh, provoca Undertaker a combattere Undertaker che ha uh, un giuramento Fatto con i genitori periti Nel famoso incendio Della, diciamo, della, della casa funeraria di, uh, di Paul Bearer Uh, e che, ha, che appunto gli impone di non, di non lottare finché ovviamente rompe questo, giura rompe questo giuramento, i due si affrontano e andate che batte poi Kane a, a WrestleMania, poi si affronteranno un centinaio di volte praticamente da dopo WrestleMania a oggi e qua è la stessa cosa, qua è assolutamente la stessa, la stessa cosa, non è, non è tra l'altro l'unica storyline che diciamo che stanno, stanno riparando il finito di vedere NXT di questa, di questa settimana? E? Ecco, sì, sì. per ricapitolo, il, il Greatest Deal di Sean Michaels. Adesso abbiamo anche l'angle con, con Owen Hart del 1995-96. Mm. Se non ricordo, il, non ricordo il, il giorno preciso. Ma uh, Sean Michaels che viene menato a tal punto in un match da Owen Hart che sviene poi dopo il, dopo il match per dei sensi. è Esattamente quello che è successo ieri con and uh, Perez e Meiko, uh, e Meiko Satomura. Sì. Tra l'altro, lo, lo show è durato anche qualche minuto in più rispetto al solito. Quindi gli è andato perché l, era previsto come finale alle, alle 4 e un quarto. Ora, eh, ora americana Su USA Network mm -hmm. Perché ha detto Quando ha cominciato il match Alle 4 Alle 4 qualcosa Ha detto Cazzo gli danno solo 5 minuti Perché di solito, di solito finisce alle 4.07 NXT Invece poi mh, Poi sono andati avanti Fino alle 4.15 Ed effettivamente Era previsto fino alle Alle 4.15 Bel match anche tra l'altro Il main event finale Bello perché comunque eh, La Satomura Rimane un mostro Sì esatto un mostro, un mostro E mm. E Roxy fa la figura di quella che ha resistito. Esatto, ha, ha preso, ha preso Ro Roxy ha preso una fracca di botte in, 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 esatto. questo, in questo match. È stata cioè, Maiko Stiffa, tanto anche tanto nei, nei match. Però, però gran match. Andate, andatevelo, a, andatevelo a vedere. Anche se non è la cosa più bella della puntata. Secondo me, la cosa più bella della puntata è, è Tony D. Che prima di chiudere nella cella <ride> Dieck urla a gran voce, "Vaffangolo!" E chiude la, la cella. <ride> non andando... vorrei vederlo, perché allora... me l'ero perso. Eh, lo, lo, si sente abbastanza bene perché, comunque beh, è un momento tra beh, tanto, allora... in, cui, in cui i commentatori stanno anche zitti. Combinazione. Quindi, Perfetto, quindi allora si, sente, mettiamo, mettiamo... si sente bene allora lo mettiamo qui. guarda in se, se vuoi vado se vuoi vado a recuperartelo adesso lo vado a prendere da vai, vai, vai. Da, da discovery plus lo mettiamo perché... come intro sai che adesso eh non lo so possiamo, se possiamo se possiamo non so se, se possiamo metterlo però ci, ci, ci proviamo adesso possiamo poss adesso cerco di andare a farvi farvi sentire il quello che è successo quello che è successo nel nel, nel match Vaffanculo uh, pezzi di No, va va fanculo proprio proprio, alla, proprio da ma, mafioso italoamericano di mancava, mancava ma solo mancava solo, quando... mancava solo Gabba gol, poi ci, ci siamo. quando Vini Massaro ti purlo a matanza? Vaffanculo pezzi di Sì, esatto, esatto. Es, è, esattamente. È qua, credo, eh? Aspetta un attimo che lo, mettiamo, che lo mettiamo in onda e lo metto, e lo metto anche a, a, a volume a volume rialzato, così almeno, così almeno tutti possono Possono, possono sentire eccoci qua ecco capo sì, si, sì, si è sentito parecchio ah, parecchio fellura. bene si è sentito anche parecchio bene diciamo e eh, vabbè Notevole. no divertente La, poi, poi entriamo in dettaglio nel, nel weekend quando registriamo registriamo wrestling café uh, molto deludente il match di, delle toxic attraction tanto deludente sì. secondo, secondo eh. me Vero è che molto probabilmente gli hanno anche tagliato i minuti, perché, eh, perché il segmento precedente, che era il Grayson Waller Effect, o la sensazione che sia an si andato parecchio lungo. Mm, uh, tant'è che, tant che quando, ritornano, quando ritornano in scena Gigi Dolin e Jason proprio sì. l'entrata da Jobber proprio per, per eccellenza poi vince alla fine alla vince lei uh, però un match veramente tanto deludente e io non ho la minima sì. voglia di rivederla di nuovo sai dopo questo, dopo questo eh, match lo capisco, lo capisco. Non, non è, non è stato io, per niente un bel match neanch'io ho molta voglia mm. me l'aspettavo in realtà da ste due eh, è cos così brutto no però eh. adesso, adesso gli con ripeto concedono attenuanti che hanno avuto pochi minuti però mm, non, non mi è comunque piaciuto come com merce, devo, devo, devo dire la verità. E il e Grayson Caracca. Waller è finito in modo inatteso, tutto sommato. Anche se sensato, per se andiamo effettivamente oh, a, riprendere la, a riprendere la, la storia che, eh, che, che hanno avuto, cioè a Rest and Mania avremo Grayson Waller contro Gargano. Che, esatto. che era stato quello che, era, che aveva allontanato Gargano da NXT In teoria no, però, però diciamo no, era però quello, che aveva, rovinato, quello che, che aveva rovinato l'annuncio di... Ha rovinato il esatto. di Gargano da NXT Esatto, esattamente, esattamente. No, no, a... Ha, senso. Ha, senso. Senso. ha senso. senso, ha perfettamente senso Ha perfettamente senso Poi vediamo chi vince questo, questo match, se vince Gargano se vince, se vince, se vince Gargano, Waller eh? Anche secondo me vince Gargano me vince, Anche vince perché, Gargano. perché Waller comunque si merita un si merita cioè sta un po' troppo spadroneggiando e rompendo le palle, se vince anche sto match poi tra virgolette devi dargli ragione. Sì, sì. E in questo caso lui deve avere uno che gli chiuda la bocca, cioè capisci che intendo? Sì, 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 sì. Vediamo, vediamo un po' cosa. Vediamo, vediamo cosa accadrà a Stand and Deliver. E poi avremo il match tra, eh, tra Melo e Tra Melo e Breaker in quel eh, in quel di stand, in quel di Stand and Deliver. Melo, Melo ha fatto un promo da Babyface Da Babyface praticamente. Da Babyface face. Uh, e. Mh, cioè, vediamo, vediamo se cioè, a questo punto potrebbero avere effettivamente in mente il doppio turn a Wrestlemania Cioè Carmelo Hayes che diventa campione confidente ma comunque babyface Confidente, confidente mm. in se stesso uh, E invece Bram Brackett diventa heel Anche se per il momento non abbiamo ancora quel, uh, diciamo quella, quella deriva Però vedremo naturalmente da qui, Bisogna da capire più che altro se vogliono portare su Melo Come si, si dice in giro uh -huh c'è anche, anche questa voce che me lo salga sul posto mania. Sì, 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 sì. eh, uh... però se devi fare il doppio turn mantiene Brombreaker Breaker Ringraziamo da Elenix che rinnova l'abbonamento al nostro canale utilizzando Grazie Amazon Prime. Ricordiamo che se avete Amazon Prime, potete abbonarvi al nostro canale ed è gratis. E intanto contribuite anche ai costi del, uh, del nostro canale. Scusate, uh, sono so entrato so so so, ora. Che è successo? Roxanne è venuto veramente? No, Work è eh, un angle. No, e se andate a rivederlo, cercate Shawn Michaels Owen Art Row 1995-96, se non ricordo l'anno preciso, è un angle identico. Cioè, la storia è che. La Perez, che tra l'altro era in storyline esausta dall'allenamento. Che ha fatto con la e eh, eh, Dall'allenamento che ha fatto per prepararsi al match, ha preso una fracca di botte durante, durante questo match. E poi è collassata. Alla fine, eh, alla, fine del, eh, alla fine del match. quindi Ha resistito alle bombe atomiche. Sì, però alla fine. Alla fine, fine il, è... il, suo, il suo corpo non ha retto, diciamo. Ed è, esatto, è, diciamo, è, 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 è svenuta alla fine. E magari te, te la puoi match. giocare anche per il match. Poi con la strada. Ma infatti, perde, corpo. secondo me Rest cioè, usa, non la Restel cioè Usano questa cosa. Secondo me, perde perché usano sta cosa. Cioè, usano sta cosa che lei non arriva al 100%, e la, la cosa le costa al match alla fine cioè la Stratton vince pulito nel senso che vince pulito il match però le, usano il fatto che la Perez non era al 100% e la cosa la diciamo la riporta la, la, la riporta diciamo a riformulare un attimo il, un attimo il suo piano d'azione alla fine potrebbe anche sparire per qualche settimana la Perez dopo, dopo sembrie, e, e poi ritornare e la gliela fa ritornare per Summers diciamo cioè no per Summers però le, le fai rivincere il titolo più avanti alla fine mm. Oh, vediamo secondo, secondo Cioè perché, perché se s, Penso che Ripeto Penso che possa vincere la, Ma detta una cosa Ieri sera Ti hanno anche suggerito Che possa essere inserita L'area Valkyria In questo, uh, in questo mm. match Perché comunque Ha fatto il, ha fatto il promo eh, Diciamo Andando a rivolgersi Verso il titolo. Cioè o è la fai Da post-Rastelmania uh, E ha più senso Che sia l'area Valkyria Contro la Strato O Perché fai i Alla fine o, effettivamente, faranno poi un triplo fretto, Allora, resta media. Però, bisogna vedere, eh, bisogna vedere come ci si arriva, ovviamente, a questo, eh, a questo, a questo match. Uh, ci dicono non era titolato. Uh, no, ha vinto la, la, la Perez. Eh. Non, è che, non è che ha perso, è svenuta dopo il match. Ha vinto. La, esatto. la ha, vinto, vinto match. ha vinto, e poi è, è venuto 20, ah, 20 novembre 1995. Grazie a Simone, Simone Nuovo a casta, che ci ha mandato, che ci ha mandato la, data, la, data, la data precisa. Eh... Ha vinto il match Ha vinto dopo. È svenuta dopo ha cioè venuta... preso talmente tante botte Che poi alla fine è svenuta Alla, alla fine ha del, svenuta, ma... al del match cioè, in è La che Satomura... ha, anche, ha anche Vinto con un roll up Tra l'altro Non è che ha vinto Con, con una mossa decisiva ma un prosa, che La la Satomura mi Stavano festeggiando E la Satomura Le stava alzando la mano sì. le stava alzando Il braccio e lei le, le gambe Ha cominciato a farle sacana. Giacomo Giacomo Ed è boom, esatto. Crollata come, un, come una pera Una pera Esatto corta. E poi sono arrivati i soccorsi è stata, eh, è, stata, è stata anche una classica sì, scena comica perché arrivano 47 persone contemporaneamente. Con, con, che, che è l'ultima roba di cui ha bisogno, una che non sta A che, che T. non sta bene, tra cui no, eh, T, quantomeno, ti stanno. Diciamo che ti stanno. Sta, stanno giocando tra virgolette, sul fatto che comunque l'allenata l'ha allenata, Beh, sì, allenata papà, lui. Papà. No, no, eh, sì, il, 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 il papà orgoglioso, certo, assolutamente. Eh, sulle Toxic rimango della mia idea, in coppia funzionavano bene. In singolo, rischiano di diventare due delle tante, sì. Anche secondo me okay. perché, uh, perché specialmente la Jane, purtroppo l'abbiamo vista abbastanza indietro rispetto, rispetto, rispetto alle altre. È il classico caso di Toxic Attraction come act: della, diciamo che l'act in sé è superiore della somma delle singole, delle singole parti. Come, come spesso succede, va detto anche nel mondo, nel mondo del wrestling non, non è una certo. cosa poi, poi così anormale. Poi così uh, tornando a Rodi questa settimana, apriamo il capitolo John Cena. Uh, John Cena a me, Terry, no, a me è ovviamente piaciuto molto. Tempo. Io l'ho trovato stranissimo il promo. Perché è stato un seppellimento di fatto di, di Austin Fury in, ma in diretta televisiva. S sì, no. Allora, lunedì notte ero convinto: ok, può anche perdere perché così poi gli fai perdere tutto. I giustamente, però, mi hanno ricordato che l'hai già fatta questa storyline con, esatto. con Fury. Va detto che l'altra volta la storyline l'hai fatta, ma hai anche fatto sei mesi di storia in due settimane. Perché poi hai vinto il titolo eh, degli Stati Uniti praticamente subito. E la sua redenzione è praticamente finita in, in 5 secondi qui potresti farlo durare di più la cosa strana cioè la cosa strana di, del promo eh, 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 e tra l'altro mi dimostra eh, non che ce ne fosse bisogno intendiamoci. Eh, non che ce ne fosse bisogno che sicuramente a John, John Cena non l'hanno minimamente scriptato per questo per questo per questo promo eh, gli hanno detto tocca alcuni bullet points e poi, e poi andiamo avanti Qua. eccoci qua adesso dovremmo riuscire tra qualche istante a ritornare in diretta rieccoci qua eccoci qua di nuovo, di nuovo in diretta ci scusiamo per il problema tecnico adesso eh, andiamo anche a, 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 recuperare, eh, a recuperare Mattia così almeno, eh, così almeno possiamo continuare la, eh, la discussione relativamente, eh, relativamente al, eh, al discorso e, al, e al, promo anche di, eh, al promo anche di John Cena un attimo, solo, un attimo solo di pazienza ne approfitto intanto per andare a vedere qualcosa in, in Ciaci di Consigna sì, è sempre stato un bullo sì ma non, non a discapito della compagnia però questo è il, il discorso il, il, discorso, della, il discorso focale della, il punto focale diciamo, della, della discussione un attimo solo che adesso, che adesso ritroviamo, ritroviamo anche il mio Uh, il, mio, il mio compagno di, uh, diciamo di, di diretta, eccoci qua. Di nuovo. Qua. qua, Ero sparito, sì. Perché, che fine sì. hai fatto? Eh, no, mi, è, mi, è crashato, mi è crashato un po' tutto. Quindi ah. adesso, adesso abbiamo Tra l'altro, è appena uscita una cosa fighissima. Su... su cosa? Su Twitter. Ok, che è uscito, di, di grazie. Eh. Cody avrà due entrate in Sì, l'ho detto già ieri. Eh, è è, è l'entrata col Cody Better. Con l'ascensore. Con l'ascensore. La, esatto. esatto. Sì, sì, sì è, uscito, uscito ieri. è uscito ieri. Nel, è uscito ieri sul, sul sito del... sito. Sul, perché ieri praticamente è scaduto l'embargo uh, nei confronti Devele dei... dei, dei, dei con no, neanche dei recensioni dei content creator di mm -hmm. Di, di W2K, non di WrestleMania ovviamente. E quindi diciamo che c'era questo. Uh, eccoci qua, rimettiamo anche la, la, faccia di, la faccia di Mattia. Cioè, no il discorso che stavo facendo prima, e mm. che tu non hai sentito, è il fatto che. Um... Che la cosa che ho trovato strana è che di fatto a John Cena hanno fatto anche seppellire un po' la produzione della WWE. Cioè il fatto che lui ha detto sei talmente noioso che, de che devono inserire i cori finti dal pubblico per far vedere che al pubblico interessa di te, ma in realtà non gliene frega una mazza e tutti sbadigliano quando, quando entri. È una cosa un po' strana da dire da, sì, parte, sì. Di da parte di. Cioè, e sono, stati sono stati 15 minuti in cui. John Cena veramente ha massacrato Austin Fury a livello, a livello, proprio, a livello proprio, di, proprio di uccisione del personaggio di, di, eh, di Fury. E l'ho trovato. Me è, per, anche... è vero che per costruire un match, però, comunque l'ho trovata strana come, come cosa, inusuale, quantomeno. Vai. Secondo me è stata anche una, un seppellimento di quello che è stata la WWE. Fino a, fino a sei mesi fa, quando veramente dovevano mettere dove, dove in ogni match sentivi i cori finti. Beh, va detto, adesso... che, va detto che ci sono ancora i cori finti, eh? ci sono ancora in alcuni, in alcuni match Li noti, tutto sommato, però sono molti meno, fortunatamente. Sono, sono molti meno, non sono è Sono molti meno. In, meno certo. non è, a parte il discorso periodo Thunderdom, ma per il periodo, periodo post-Underdom, l'anno scorso ne strabusavano. Eh? Uh, a voglia. C'è cioè, stato il periodo con Vince che ne strabusavano, da quando c'è il triplo, diciamo che. Sì, Sen è anche, è anche, è anche vero sì. che Austin, Austin Fury, diciamo che comunque. Cioè su Austin Fury, in teoria, è anche una cosa che va avanti. Cioè, il, il modo in cui, cui l'ha detto John Cena eh, è, era quasi a dire ok. È una cosa che va avanti ancora adesso. Questa, questa cosa qua. Sì, cioè, il sì. pubblico gli ne frega la mazza di te, anche sì, cioè, beh, con gli occhiali da sole, non... ti, ti autoproclami il futuro della compagnia. E quindi. Eh, e quindi diciamo e, e quindi non ne parla mai sai lì per... comunque è un è comunque un il sbruffone che praticamente ieri ha detto io sono il nuovo John Cena cioè che, che è mesi che continua a dire io sono il nuovo John Cena praticamente mm -hmm. quindi sì. sotto quell'aspetto secondo me ci sta anche che Sina vi faccia le reality check sì, come sì. si suol dire sì. eh, il discorso è semplice è che teori adesso cioè, mi dà l'impressione che teori vinca avreste il meglio a questo punto cioè non non sarà Sina, non, Sina non lo batte poi. Il discorso su Tiori è un altro: è ok, batte Sina e batte Sina, poi va il totale dei rio di onnipotenza, e questo chi lo ferma più? Anche quello, uh -huh. anche quella cosa lì c'è cioè da, da discutere. però eh, effettivamente mi sembra strano che Sina vada a vincere il titolo degli Stati Uniti, anche perché continuo a pensare che il titolo vacante uno dei titoli di, di, di Cody sarà, sarà lo, Cody renderà uno dei titoli vacanti. Penso che. C'è un'idea che ci è andata nei commenti che è carina, uno Quale? dei due titoli, eh, che, che il King of the Ring lo fai per uno dei due titoli e per, per il titolo che Cody rende vacante. Bisogna capire anche motiva. cosa accadrà dopo Restelmeia in, in ottica draft, cioè capire mm. se effettivamente ci sarà, ci sarà un draft o se invece andranno... Uh, andranno diciamo in altra, in, in altra Direzione mettiamola, mettiamola così Eccoci qua adesso, adesso me, Vedo di sistemare un attimo la mia, la mia telecamera Di certo la mia di certo Tiori adesso Ha bisogno di questa vittoria e penso che l'avrà Perché non ha senso che vinca vi Sina Dopo quello che ha detto stasettimana uh -huh. Anche eh... perché poi non ho idea Di come Sina possa Non tanto in ottica Sina Ma in ottica più Fiori Cioè sì, certo. uh... C'è una frase che ci dicono: eh, che ci hanno detto, non ho capito il pezzo quando Sina dice che se anche vincesse Fury sarebbe finito lo stesso. Se vincesse, invece, sarebbe una vittoria importante che alzerebbe ancora di più il suo status. Lui credo che la intendesse, del tipo: Ok, sì, mi batti, ma se, cioè, anche se mi batti, sei comunque noioso. Al pubblico, non gliene frega, esatto. frega una mazza cioè, di te. Anche cioè, se in quel mi senso. batti, sappi che non è che questa cosa Che ti, che, che troppo che troppo ti troppo cambierà troppo. la vita, non praticamente. Abiliterà. Cioè, comunque sei sempre, sei sempre il solito pippoide che, che, alla esatto. bisogno, eh, che alla fine ha bisogno che la, che la regia. Che la regia di Ticori perché al pubblico non ne per una mazza di te cioè è, è indirettamente cioè indiret non è indirettamente, il cazzo è indirettamente è un altro seppellimento da parte da parte di John Cena perché comunque continua a ripetere, va detto è molto, è molto simile a quello che disse a Wyatt che anche quello era strano quantomeno perché c'entrava poco con il personaggio di The Fiend. Poi, poi ovviamente, hanno fatto, hanno fatto il match che hanno fatto a WrestleMania. Ed è una situazione, ed è fu una situazione molto, 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 molto diversa. Uh, qua vediamo come la portano avanti. Vediamo anche se, Sina, appare nelle, nelle prossime puntate dello show. Uh, dello, show della, dello show della WWE. Perché, ovviamente, dobbiamo vedere lui la, la sua disponibilità. Uh, pare chi ha, chi, ha, chi ha saputo, diciamo, chi ha origliato abbastanza. E chi ha sentito quello che poi lui ha detto a, a Cody Roz, pare che Cody gli abbia chiesto tipo un match e, 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 e lui gli abbia detto non riesco a promettertelo perché non so quanti match ho ancora ho ancora in canna ho ancora, ho ancora nel corpo è che lui si è commosso nel momento in cui cioè sin dalla reazione del pubblico si è commosso quando quando è entrato non gli era mai successa una cosa di, di questo tipo effettivamente potremmo essere o comunque potremmo essere sempre più vicini alla fine della, della permanenza di John Cena Anche come part timer in WWE ci Vuoi sta, per gli impegni eh. di Hollywood E vuoi perché magari anche comunque il corpo comincia Comincia, ci sta, comincia a dire no, Comunque eh. L'ha fatto per talmente tanti anni Che ci sta anche che a un certo punto Cioè il problema è anche che Meno lo fai sì? Più il corpo si abitua a non prendere bump Quindi appena prendi un bump Il corpo ti fa un male porco Certo e quindi può anche che la, essere che. Comunque... È, la, è, la, è, la cosa, è la cosa che è successa a Cortango, praticamente, no? Se andiamo, mm. se andiamo a vedere. Cioè, lui era stato fermo per talmente tanto tempo. Alla fine, alla fine si pensa che stare fermi tanto tempo aiuti il tuo corpo. Invece, lui, in realtà, no, quando, eh... ha, quando diciamo, quando ha disabituato il corpo ai bump diciamo, è lì che ho cominciato a avere i problemi di artrite, i problemi di diciamo, certo. che poi gli hanno, che gli, hanno, che gli hanno interrotto la carriera poi alla, alla, assolutamente alla sì è, è quello... una cosa molto, molto strana, perché in teoria riposo, il riposo dovrebbe, eh, dovrebbe però, aiutarti però succede, eh, Però purtroppo è succede è come togliere è come se cioè quando fai una sì, dieta... Sì, è un po' il concetto, è un buon concetto effettivamente, un po de quasi della droga direttamente. cioè comunque, ma, quando... anche della dro ma anche della dieta in generale, cioè se tu togli tutti gli zuccheri di botto, tu togli. se tu togli, che cazzo ne so, tutti gli zuccheri o tutti i latticini o così via a un certo punto, così di botto senza senso, Sì. rischi che se poi riprendi a berli diventi intollerante, perché il tuo corpo si è talmente... se hai fatto un... se passato da 0 a 100 in 30 secondi e questa sì. cosa ti... Faccia, ti ti faccia male. Ti fa male. Certo. E la stessa cosa del bump. Certo. Se tu sei abituato a prendere bump tutti i giorni o comunque in un, uh, con una scala di uh, frequenza um, Più media, media, e poi non ne prendi più per un anno. Perché il problema è di, anche di Sina. Sina. Sina ha fatto il match a SummerSlam e poi per più di un anno non ha fatto nessun match. Non ha preso nessun bump. Certo. È normale che il, che il, il corpo dica: Ma sai, Enough, non è che mi faccia cioè. poi così tanto. Esatto, che a un certo, certo. punto dica. Non gli hai preso più tutto il suo tempo, adesso inizia a riprenderli. E eh, che cazzo, sì. cioè, capisci che intendo? No, no, sì, sì capisco, capisco, capisco perfettamente. Ripeto, Ci cioè, la morale è che bisogna lottare fino a rimanere sul ring, come fare? Il flare? No, non, non è quella la morale. No. Però, ovviamente, so, so che è una battuta. Comunque, Però... okay, il, il problema di Brian, non è che perché aveva smesso di lottare la, la, con una ciop gli veniva il petto rosso. Brian, viene, Brian ha la pelle delicata. Se gli, viene, se gli tiri un colpo, gli viene subito il rosso. Perché ha, è, ha la pelle molto chiara e delicata, Daniel Bryan sì, esatto. E, è, la è la stessa cosa che, su che succede a Scemos. Eh, se, guarda, se guardate, sì, eh, è, assolutamente, è assolutamente identica la, la, la cosa per quanto, riguarda, uh, per quanto riguarda per quanto riguarda lui. Uh, tornando a noi, comunque, no, ripeto, vediamo cosa capita con il uh, buon con il buon, uh, con il buon Fury. vediamo dove. Dove andiamo, dove andiamo a parare con, con lui in ottica wrestlemania uh, e in ottica post wrestlemania? Uh, poi anche eventualmente vedere chi poi glielo toglierà, ovviamente, questa, mm. questa, questa cintura quando poi sarà il momento di togliergli, di togliergli la, la cintura. Eh, beh, l'ho trovato, trovato un po' strano come promo, più che altro per i contenuti alla, alla fine, però poi vediamo come si, come si va a proseguire. Uh, il, resto della, il resto della puntata, per quanto riguarda. Però di questa settimana ovviamente ha vissuto sulla questione, eh, sulla questione, sulla questione Bloodline con, con Sami Zayn, Jey Uso, Jimmy eccetera 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 Kevin Owens anche Kevin Owens naturalmente Kevin Owens. E vediamo come detto quale sarà la reazione di Kevin Owens Adesso dopo quello che è accaduto nell'ultima uh, nell puntata di Raw Lo sapremo magari già a SmackDown questo, uh, questo, questo venerdì um... Ci dicono, la, foto, la foto da piccolo, quale, quale foto da piccolo che non, che non me la ricordo, purtroppo. Cosa, foto non ricordo la foto, la foto da piccolo, sfortunatamente. Non, eh, se Caleido ci dà una mano, eh, non, non ricordo il, diciamo, il, il, il riferimento. Ha uh, actato più Sina da Illa che Fiori, un promo cattivissimo nei confronti dei ragazzi. Sì, uh, cioè non tecnicamente da Il, perché, comunque, alla fine John Sina può, può dire quello che vuole il pubblico. Ma a parte: pubblico quello, non so ma però, non sì, ha no, fatto... effettivamente, è stato un promo pesante nei confronti di, nei confronti di Fiori. Mm. Poi vediamo sì, dove, Fuga, dove lo porto. È? È, è il veterano che sta andando da, dal veterano che, tra virgolette, si è guadagnato tutto quello che, che ha. Sì che va da un baby da un catti, da un heel sbruffone che gli dice "Ah, io posso fare tutto quello che facevi tu, ma meglio" mm -hmm. e gli fa il reality check. Alla sì. fine non è propriamente da heel quello che ha fatto, non è un promo da heel quello di No, Hill, no, di la non cinema, è tecnicamente è promo, da heel, però è, un, è promo un promo da è un promo da babyface che sta che è un promo da da veterano babyface che sta dicendo a un giovane Sbruffone Ciccio abbassa, abbassa le ali. Che è un po' quello che stanno facendo, che, sì. che, che è il personaggio di Tiori. Però, l'effetto collaterale di una cosa di questo tipo è, eh, è, è quello che, che si dice: che si è detto anche in passato: di, di situazioni come questa cioè, se poi si abbatte Fiori, di fatto ha battuto, un certo. ha battuto un nessuno. Perché per, per, l'ha talmente distrutto a livello a livello proprio di assassina, assassina, assassinaggio del personaggio assassinaggio non si certo, dice però. Non assass non assassino del personaggio ecco non mi dico la parola che alla fine batte un nessuno quindi ma non so se ti conviene no, vai non ha molto senso che vinca Sina sì, no, in questo, questo match deve vincerlo Tiori cioè è un errore enorme E se, e se, Fiori, batte, e se Fiori batte Sina Fiori ha perso con un nessuno Quindi alla fine comunque Sina ne esce bene E Fiori in, diciamo in, uh, in, ottica, in ottica Per come è stato dipinto quantomeno lunedì Viene comunque veramente eh, dipinto però, come un po'. Eh, cioè cioè Vai. Vero però devi vedere anche come va avanti la storia cioè, Certo comunque, ovvio Fiori certo. deve dimostrare di essere Cioè comunque alla fine è vero Sina, Sina lo, ha, lo ha come si dice lo ha mazzulato verbalmente, lo ha diciamo. mazzulato e lo ha messo in riga. Però, se comunque oh. Tio rivince, comunque Tio ribatte John Sina alla fine. Anche se Sina dice: Anche se mi hai battuto, non vale un cazzo. È il cazzo che non vale un cazzo. Vediamo, vediamo come, ripeto, vediamo dove ha parte chiedo, chiedo scusa perché la mia, la mia immagine occupa l'intero schermo. Adesso vado a, a, sistemarla, a sistemarla un secondino. Così almeno, così almeno abbiamo anche un'immagine un, uh, un pochettino decente. Uh, dicevo, le altre cose della, uh, della puntata. Uh, come avevamo previsto la settimana scorsa Bianca Balera è, è andata alla pari con Carmella esattamente come, esattamente come Asker è andata con, alla pari con Carmella la settimana scorsa L'abbiamo detto come battuta lunedì notte durante la live branch ma effettivamente sembra che stiano pushando più Carmella che gli altri due perché comunque Carmella va alla pari con quelle che faranno il match per il titolo di WrestleMania che è una cosa abbastanza strana effettivamente, però vediamo dove, vediamo dove la porta, vediamo, vediamo cosa fanno con le campionesse. Ha iniziato, iniziato comunque anche il, la costruzione del team delle rompicoglioni. Eh. <ride> il team delle rompicoglioni? Ah, Chelsea Green, per, pensavo Tristratus Elita. <ride> no, no. No, pensavo Parlando di rompipalle Tra l'altro Qualcuno tra l'altro ecco, ecco, eh, Parliamo un attimo Della, della questione Perché eh, Perché c'era Ho letto su, su Reddit una, una cosa interessante Perché effettivamente Qualche tempo fa O qualche settimana fa Per essere precisi è uscito un rumor Che diceva Che la storyline Di Becky Post-Rastelmania è comunque Molto interessante E Mi chiedo se, ave se, avesse, eh, se avessero in mente Di girare Trish Hill A Rastelmania Può essere perché eh, lei pare abbia, abbia dichiarato. Se non l'ho letta, non l'ho letta francamente questa quella dichiarazione, però pare abbia dichiarato. Eh, pare abbia dichiarato di volere un'ultima randa heal per, per chiudere la carriera. Beh, che effettivamente, dopo Restemania, non c'ha roba da fare. Quindi, eh, allora, quindi... la voce che girava sì. era che, eh, come si dice, che questo show, questo, questo questa... Avevo letto questa voce qua che sì. il, uh, volevano fare tanti twist and turn nel, nella storyline tra i sì. damage control, l'Ita e Becky. Sì. Potrebbe essere, anche perché l'Ita che turna non ha molto senso. Cioè, a questo punto, forse effettivamente è Trisce quella che va, va poi a tornare. Devono spiegarla bene. Eh, Devono gelosia, gelosia bene. nei confronti del rapporto tra, tra l'Italia e Trish. Tra Lita allora, e Becky, scusa. Tra l'Italia e Becky, può essere. Sì. Però è la cosa più semplice, se vuoi. A questo punto eh, fai un rematch per i titoli. di... Però non puoi fare il rematch per i titoli di coppia prima di. Prima, prima di WrestleMania? Quindi la domanda è. No, beh, puoi, match... puoi fare, puoi fare un, altro di, un altro match, però con, con Ronda e l'altra, e... Il... E, con... tra... e. le damage control fanno perdere le, fanno perdere le face. In questo caso. Il me... No, oppure fai il match contro... 3 contro 3 che vale per i titoli di coppia col discorso della Freebird Rule. Anche. In un trios match, anche se sono un tag team. Puoi fare così. Uh, però dipende cosa hanno in mente di fare con i titoli, con i titoli di coppia. Nel Anche senso, nel senso spiego... capire, capire quale sarà... Quello, quello che, que, capire cosa hanno in mente per i titoli di coppia. Perché continuiamo a sentire che il match di Ronda Rousey e di Shayna Best è confermato per restare bene per i titoli di coppia. Uh, cap capire con chi sarà, se sarà, diciamo, double duty, cioè prima sera, titoli di coppia con le damage control che fanno perdere. Uh, Becky, però, Lita. e eh, Lita. Senso... E la sera però, dopo poi il Six Man. Però a quel punto devi poi anche trovare poi una difesa titolata. per Però andare il, turn non il giorno di Trish dopo. ha senso che ci sia durante quel 6 contro 6. Non prima. E infatti lo fai il giorno dopo. Lo, cioè, lo, fai, il giorno, lo fai il giorno dopo ah, alla fine. Ah, ho capito. Sì. Cioè fai, fai, diciamo, fai la prima sera. Fai il match per i titoli. Per i titoli di coppia. Uh, con, uh, con le damage control che intervengono. E fanno perdere Becky e Lita contro. Uh, contro Ronda Rousey e Shayna Bassler. la sera dopo fai il match 3 contro 3 ed è lì che praticamente Trish. Uh, che Trish praticamente costa il match, che si rivolta contro Becky Lynch. E poi dopo, dopo Rest parti con Trish contro Becky. Ipotizzo ipotesi Arabia non Saudita. Arabia Saudita, ah, anche o Arabia, sì, Arabia Saudita. Così almeno la, la chiudiamo lì. Dai un bello stipendione a, a Tristratus e, e, e Becky per, per quel tipo di match e la chiudi lì, cioè, fai, fai fare quest'ultima mini-run a Tristratus e, e, e la chiudi qua alla, alla fine. Anche perché Hugo è trecato, lei che può continu continuare <ride> a in termini, a quasi 50 anni, poveraccia. Quindi, eh, quindi, diciamo che a un certo punto, a un certo punto anche, anche di fare la part-timer, probabilmente, probabilmente anche lei si romperà le scale. Ne ha 47 per SPC. Ma detto 47 anni che si tengono come tristus, a versene. Eh, perché, comunque, sì, sì, comunque dal punto di vista. Cioè, dal punto di vista fisico, sta molto meglio lei di di buona parte del roster se andiamo se andiamo, oh, yeah. se, andiamo se andiamo a vedere permetterti di andare in giro a 47 anni col top corto mostrando mostrando il fisico non è effettivamente cosa non è effettivamente cosa da tutti è eh. comunque una cosa è comunque una cosa assolutamente degna di nota e testamento alla, alla sua bellezza e al, a fatto, Nick... e al fatto che comunque si tiene in forma. Vai. Un ringraziamento a Nick che ha fatto l'abbonamento col Prime. Per ah, il grazie. Mese. Aspetta un secondo che lo vado a prendere. Grazie mille. Anche lui con, anche lui con Prime. Grazie, grazie mille a Nick, a, a grazie, Nick Radogna Prime. a cui ho consigliato ieri un, il, video, il famoso video di John Stewart che se la prende con la pizza di Chicago. Perché lui, ah. <ride> perché lui ha, perché Nick ha fatto un video sulla... sulla perché ha mangiato, la sì, pizza, sì. ha mangiato la pizza di Chicago. E gli ho detto si impone visione di questo, di questo rant di John Stewart. Nel confronto tra la pizza di New York Io e la pizza, e che la pizza di Chicago, che, vai. che dovete vedervi, lui, eh, John Stewart, che intervista il senatore dell'Oklahoma Oh, bellissima quell'intervista! È fantastica, quell'intervista! Incredibile, l'ho quell vista l'altro giorno. Nella, è la prima, 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 prima puntata della, di The Problem with John Stewart, che è disponibile su Apple TV. Ma credo che l'intervista si trovi anche su YouTube. La ben, sì, l'intervista sì, no. è L'hanno su messa, messa sul canale anche, vai! Incredibile, sì meravigliosa eh i vantaggi sono su youtube e non su twitch sì è vero Cioè, lo diciamo anche noi che comunque che comunque qui su twitch eh, purtroppo non, eh, non, non abbiamo non abbiamo vantaggi mica perché siamo mh, perché... cioè il discorso è che non, non come si dice non non, non possiamo mettervi contenuti qua eh, su, su twitch perché purtroppo le soglie d'abbonamento sono Uh, sono fisse e sono tra l'altro molto più care rispetto a quelle, di, a quelle di youtube quindi purtroppo non possiamo darvi anche i video che mettiamo sugli altri, mm. sugli, altri sugli altri canali vi ringraziamo se volete se, se vi abbonate ovviamente al nostro, al nostro canale vi consigliamo di farlo con Prime così non vi costa, non vi costa niente esatto. uh, se poi volete anche abbonarvi utri, usando gli altri, gli altri livelli invece che faccio una donazione va benissimo eh, cioè non è che ci offendiamo anzi vi ringraziamo, vi ringraziamo doppiamente però diciamo che effettivamente il Patreon e il canale YouTube e eh, il canale YouTube hanno diciamo hanno uh, vi diamo più cose tra cui anche il podcast, sì. podcast esclusivo poi tra l'altro il podcast esclusivo che facciamo uh, su Patreon e YouTube in nella stragrande maggioranza dei casi è in audio, quindi effettivamente. Ma ah, poi è un... <ride> non, è, non è molto indicato su Twitch. No, poi c'è un, un po' un cortocircuito su quello che facciamo, ma che spiego spesso. Eh, regà, noi siamo podcaster, non siamo sì, creatori di video, eh, content creator, sì. noi facciamo un podcast. Sì, 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 sì. Esatto. Eh, il fatto che questo show vada su Twitch in live comunque non toglie. È perché su YouTube sia... ci rompevano le balle. Se no, andremo, Prato, andremo che live su YouTube. Siamo un podcast. Quindi eh. comunque. Eh, come creatori di contenuti, noi facciamo quello, e sì. quindi più di tanto su Twitch non è che possiamo no. fare. Non... Infatti, qui facciamo, facciamo, cioè, facciamo, facciamo più le dirette calcistiche, francamente, su, su Twitch. A cui tra l'altro vi diamo appuntamento per quanto riguarda stasera e domani. Perché stasera, oh, facciamo, io, oh stasera, stasera facciamo il Milan tempo. e domani facciamo facciamo la Juventus. io penso il tempo la sera, ma a, a giocare ai videogiochi, ma giusto perché così mi rilasso un'ora un serata dopo una giornata sì, di sì, lavoro, sì, sì. E, e tutto il resto e, no, sì, sì. e non esagero, però è è per quello che noi usiamo Twitch, non lo usiamo come no, conietto. Come... Esatto. Dicevo, per quanto riguarda, cioè, vi, vi, se volete vedere un bel programma che parla comunque di. Di, non tanto di politica ma anche di politica però comunque che parla comunque di, della, della realtà americana Dopo la di Jon Stewart su Apple TV Plus è un bel programma è alterno eh, perché ci sono puntate meno belle sì, e, altre, cioè delle puntate e altre più, altre più, più, altre più delle noiose e delle puntate più belle dipende dall'argomento sì. dipende dall'argomento dipende, da dipende dall'argomento e esatto, di quanto è incazzato John. esatto è un po' per darvi un'idea è un po', un è un po come, come impronta come Last Week Tonight che vabbè, sì. che è ispirato molto da, dal Daily Show che faceva John Stewart ai, ai tempi Uh, però è un po' più serioso, non è, mm. cioè, si, si ride molto meno. Si ride, però comunque si ride, si ride, molto, si ride molto meno. Sì, però sì, ci, sono, molto ci, sono, ci sono comunque, delle, ci sono comunque delle, delle puntate comunque molto belle. Molto molto. L'intervista quell a, a quello dell'Oklahoma. Beh, quella ancora più, più notevole era quella che aveva fatto alla fine della seconda stagione. Con, uh, sui? Sui, era, sui, diritti, sui diritti degli omosessuali. Diritti omosessuali. Esatto. Madonna, anche quella. Che era, che era anche quella mia. notevole in senso, in senso negativo, naturalmente. Però uh, mi fa sempre ridere: Che John non è un, non è un giornalista. È no, un, ma è un, ottimo, è un ottimo intervistatore, però certo. un, è un ottimo intervistatore più altro infatti, perché... ma infatti, cioè, porta, che altro, perché ieri l'ho postato: li porta molto a spasso. Con, con i ragionamenti che... E più che altro sai cosa? Non è, non è un giornalista, però si documenta. Però si documenta oh, certo. tanto e si vede che si documenta, si documenta eh, tanto. Allora, per il il discorso che ieri l'ho postato su Facebook dicendo che John Stuart non è un giornalista, ma tutti i giornalisti dovrebbero prendere esempio. Ah John sì, Stuart. assolutamente eh, sì. Perché cioè, il lavoro di decostruzione che fa durante le interviste delle cose che vengono dette da... delle castronerie che vengono dette è eccezionale. Assolutamente. assolutamente La sì. lo ha massacrato. Sì, sì. Massacrato. Per... Rivoltandogli contro le sue stesse, le stesse parole che aveva detto 30 secondi prima, eh. <ride> è una cosa, è una cosa che, che lui ha anche spiegato, anche ridendo. Tra l'altro, quando avevamo fatto, aveva fatto, aveva fatto, aveva fatto, la, fatto la reunion dei corrispondenti del Daily Show da, da Colbert, dal sì, Daily sì. da, Show. E ha detto, allora i giornalisti ci chiedevano: ma come fate a trovare, eh, a trovare, diciamo, dichiarazioni di, di politici e poi mettergli subito al fianco la, ste la, la stessa dichiarazione, ma di senso opposto che lui aveva fatto poco tempo prima? E lui dice: Ma abbiamo uno con un tivo, <ride> Nella, sì. diciamo, in redazione, andiamo a prendere l'archivio, ed è lì, praticamente. Però, no, però, è una battuta: però, effettivamente hanno i cosiddetti logger, cioè comunque quelli che cata catalogano tutto, di modo che poi si possa andare effettivamente a ritrovare quando un politico dice una cosa per dire qui in, Italia, qui in Italia ci fosse un programma che lo fa questa cosa ma non c'è un programma che lo fa il fact checking no in Italia non in potresti farlo ti beccheresti una denuncia in 30 ti secondi ti beccheresti una denuncia ma, ma è giornalismo cioè comunque vedere pre prende per esempio faccio un politico a caso Salvini che dice una cosa e due mesi prima aveva detto, detto l'esatto opposto vabbè nel caso di Salvini basta andare su Twitter quindi esatto. alla fine ci, ci metti 30 secondi anche a, a cercare a cercare Salvini che dice una cosa e Salvini che dice il suo contrario ma come Salvini può essere qualunque altro politico eh. ho detto Salvini perché è comunque uno degli esempi più eclatanti da quel punto, da quel punto di vista ma ci sono anche politici di sinistra che fanno, che, fanno no, cosa, che fanno delle giravolte notevoli non è quella la questione è insita proprio nella, è, è, è insita nella politica una cosa di, una cosa di questo tipo uh, tornando a noi è quello che intervenne a Samba 2015 yes è proprio lui ecco, è il conduttore del show uno dei, uno dei comici più famosi americani assolutamente va. tanto quest'anno quest ha vinto, il, ha vinto il, il Mark Twain Award che è il premio più alto che danno ai, ai comici americani il premio, pre, il premio per eccellenza per il eh, premio diciamo il premio alla carriera per eccellenza per i comici americani il premio all'umorismo all'umorismo americano che prende il nome da Mark Twain che è uno degli scrittori più eh, scrittori più famosi di diciamo Uh, di, 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 dice, di pezzi comici o comunque di, di, di romanzi anche, anche ironici e comici americani, è eh, uno dei personaggi proprio storici americani per quanto riguarda l'umorismo in generale non, non tanto proprio la, la, la commedia ma l'umorismo in generale e diciamo che, che jo, eh, John Stewart è in buonissima compagnia perché ci sono Dave Chappelle c'è uh, Tina Fey C'è comunque ci sono grandi della comicità che hanno comunque portato a casa David Letterman ha no, portato no, no, John, John Stewart poi ripeto fa, fa, inform è, è, fa informazione effettivamente sì sì è però, però cioè, è, 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 è comunque un grande risultato fare fare comicità perché comunque lui è un comico cioè, certo. face, fa fare informazione comica, perché comunque il daily show faceva ridere quando, eh, quando. Ti faceva anche incazzare. Perché comunque ti faceva anche incazzare. Però. Però ti faceva comunque ridere perché ti mostrava proprio l'assurdità. Special, specialmente nei media, certo. media americani. Perché i media americani sono veramente assurdi. Cioè, noi in Italia ce lamentiamo di Rete 4. Voi non l'avete visto Fox News in, in America. O, o Fox News, o quelli o diciamo, i figliocci poi di Fox News che sono nati negli anni. Tipo One American News e Newsmax, che sono ancora più. Che sono nati e sono, diciamo, sono espansi sotto, sotto diciamo, la presidenza Trump, specialmente Newsmax e OAN, che era il media preferito per eccellenza. Per Ma adesso c'è eh, un host a cazzo ogni volta? Non al, daily show, sì, al Daily Show sì, ogni settimana c'è un, un host diverso. La settimana scorsa c'era Asam Minaj, per esempio, a, mm -hmm. a, a condurre, c'era stata, uh, uh, stata Chelsea Handler, c'era stata. Uh, Leslie Jones c'è stato, deve, non so se è già venuto. o Deve venire, uh, deve venire. Uh, aspetta, eh, te, lo dico, te lo dico subito. Appena, appena, appena lo becco, eh. uh, ma, ah, ma questa settimana c'è Marlon Wyance. La settimana prossima c'è Cal Penn. Quindi ogni settimana hanno un host diverso, hanno un host diverso per, per il programma finché non trovano un host fisso. E pare che avverrà per l'autunno Però al momento Vabbè, non, non c'è Se volete vedere Daily Show Vai in onda su Comedy Center Se avete Sky Avete, avete le puntate di, del, del, del Daily Show di, uh, Sul canale e anche on demand su Sky, su Sky on demand Con un ritardo di 48 ore Rispetto agli Stati Uniti uh, state, uh, state apprezzando questa, questa storia di Beck e Lita Campionessa Trish che torna Non so Per, per me c'è qualcosa che non va proprio Solo che non so cosa, uh, cosa, cosa è uh, L'ho detto prima Eh uh, se Trish girai la WrestleMania, quantomeno dai, dai qualcosa da fare a Becky post WrestleMania. Perché, ok. Se, permettendo che non, che non penso che usciranno comunque dal WrestleMania col, col titolo di coppia femminile. Però poi con Becky cosa fai? La rimandi per il titolo di nuovo? Hai Aska. appena vinto il titolo. Cosa fai? Fai Aska contro Becky. Becky perde di nuovo? Difficile da, diciamo, da, da Vi terrei Becky contro Asuka magari per l'estate o per SummerSlam, cioè prima o poi Becky lo rivince il titolo. Secondo me, sì. alla, alla fine, uh, appurato che la campione, cioè o la mandi a SmackDown uh, e la fai lavorare con, uh, con Ria Ripley, Ria Ripley contro, contro Becky, che non sarebbe un brutto match, francamente, no. uh, ed è la, diciamo, la grande fight dell'estate con Culmina SummerSlam con Becky che batte Ria Ripley e vince il titolo, o oh, non so. Se ti scongiuri che, il, tit che il titolo Asca. Per me mantiene Bianca, no, basta Bianca. No, è un anno, eh. È un anno Bianca che il titolo. Non c'è più avversaria. facciamolo. perdere. Cioè, bianca. se batte anche Asca, veramente cosa le rimane? Gli rimane più niente. Cioè, esatto. facciamola perdere. cosa almeno. Le fa anche bene, tra l'altro, perdere, perdere il titolo perché almeno movimenti un po' la situazione. Perché comunque lei è stata. Cioè, nel suo caso, effettivamente. Più che nel caso di Roman Reigns, abbiamo veramente finito l'avversaria Per quanto riguarda. Per quanto riguarda lei. Cioè, prolungare il regno oltre WrestleMania. Mi sa che è troppo. Cioè, avresti meglio sì, di quest'anno. È un anno che ha il titolo. Togliamolo il titolo. Poi, poi effettivamente, corre il rischio di, diciamo, non voglio dire di danneggiare Aska. Perché Aska è come il Teflon: ormai non si può, non si può danneggiare. Però, rischi di avere, di avere diciamo, una una situazione dove alla prima grande opportunità per, per Asuka con il nuovo personaggio lei perde, lei perde il titolo e cioè le perde il titolo fallisce l'opportunità titolata ecco non volevo dire che alla fine è la stessa cosa che hai fatto con Bailey eh, quando con eh, il discorso damage control quindi non lo fai dico la streak di Asuka è pure ora di chiudere la quale è streak di Asuka che la, che la asuka? non, non c'è nessuna, nessuna streak di che cazzo diciamo <ride> ha perso già Rest of the <ride> contro persi... Charlo persi... 5, ah, ah, ah in migliore. quel senso. Ah, ok, no, correggo. Rubber Saturno. La, La streak di sconfitte di Aspera. Ah, okay, allora, sì. sì. allora sì. Allora okay, sì. sì. Allora sì. Chiedo scusa. Non Mi ero completamente dimenticato che, che lei, effettivamente, non aveva vinto. Un'altra streak che potrebbe finire è quella di Steph Rollins. A livello di sconfitta. sconfitte, in eh perché lui perché è vero che a Restelmania doveva battuto aveva battuto Triple H però è già un po' di Restelmania che perde mi sembra eh? correggimi se sbaglio no aveva vinto anche il titolo intercontinentale a Restelmania ha vinto il titolo del mondo a Restelmania sì è, è, un po', è, un po di, è un po' di match che perde probabilmente però aspetta un secondo sì avrà perso tre, gli, ultimi, gli ultimi tre a eh perso. bravo sì oh, quello intendo cioè e... quello intendo cioè comunque viene, viene da, da tipo due o tre sconfitte consecutive a Restelmania quindi, quindi invece c'è l'ultima dove ha vinto da, fine, dalla, dalla 36 39. esatto dalla 36 30... 37-38, tutte e tre da perse, quindi non penso che andrà 0-4 quest'anno, quello volevo, no, quello volevo Logan dire, Paul penso che, penso vinca. che, che vinca, secondo me vanno avanti, potrebbero anche andare avanti, eh. non Dip dipende mai. dagli impegni di Logan Paul alla, alla fine, però potrebbe essere anche, cioè, sarà comunque un match dove anche nella sconfitta Logan Paul comunque uscirà bene, molto probabilmente, sì. poi pare che, pare che Logan Paul vada alla... Sia la Black e qualcosa. Come cavolo, si chiama la palestra di Rollins. E stanno sì. provando il match. Sono già provando il match. Per stare dunque... star tranquilli, diciamo sì, esatto. per stare star sicuri. Tanto, nel, nell'ultima nell puntata del suo podcast, ha detto che, che il match suo sarà la prima serata. Sarà sabato, 1. Che tra l'altro è il suo compleanno, anche, quindi ah. probabilmente anche per quello che lo, fanno, che lo fanno lì. Quindi vediamo se lo fanno vincere perché è il suo compleanno o se lo fanno perdere perché è il suo compleanno. E, <ride> allora, se vanno avanti, potrebbe anche vincerla in maniera ultra sporca. Sì, però vediamo. Cioè, comunque, c'è il match. Potresti fare il rematch in Arabia, quello assolutamente. Ci dicono, è anche vero parlando di Aska che non hanno motivato per niente il cambio di Aska. Mi! Perché lei era sparita e aveva detto che era andata in Giappone. Quindi, che effettivamente è stato così perché lei è andata in Giappone, probabilmente per i fatti suoi, alla, alla, alla fine. E Beh, probabilmente, diciamo, è, è un ritorno alle origini. Infatti, è un, quello, è un ritorno alle origini quello, come gimmick. L'hanno motivato maker. sì, continuava a perdere. Sì, cioè la è una fase di sconfitta. Per perdere con, con, con Alexa Blee era, era il periodo in cui combattevano con le damage control e lei e Alexa perdevano in continuazione. E diciamo è, 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 un ritorno, è un ritorno al suo, al suo, vecchio, al suo vecchio personaggio alla, alla, alla fine quindi, eh, quindi è quella la, la motivazione per, per lei Tant'è che, eh, tant che lei è, è tornata, non ha vinto la Royal Rambo Però ha fatto comunque una buona prestazione Poi ha vinto la, ha vinto la Chamber adesso Penso... Sì. Eh però non ci ha detto cosa ha fatto in Giappone Beh che cazzo deve fare? Cioè... Beh sti cazzi, Non è che beh, cosa è che ha fatto? Devono... Un rito? Cioè... <ride> che doveva fare? Un, un rito satanico per, per recuperare il vecchio personaggio? Non serve, Grazie, cioè, che non è necessario. Eh, ca capi capisco eh. l'obiezione, però, però, diciamo. No. <ride> non, 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 non mi sembra. Mangiata di sushi, ci dicono. Eh. È un sushi, partic sushi particolarmente, particolarmente avvelenato, diciamo: pesante, anche <ride> pesante, quando... esatto. Che causa eruzioni, eruzioni cutanee a forma, di, a forma di face paint da, da sbirulino malvagio. E eh, cambio del colore della saliva. Che causa danni agli avversari. Questo è il, questo è il sushi maledetto. Di, ah, no, ah, ma, ho mangiato o del sushi o del congurt. Dipende dai, punti, dipende dai punti di vista. Un yogurt congelato che però è maledetto. è andata nel, nello stesso negozio questo, dove, dove vendevano il pupazzo malvagio di, di Krasty Clown. Esatto, che era in Giappone è in questo caso. Va bene, va bene, va bene. Eh, no, scherzi... stiamo, stiamo scherzando ovviamente Farfly fanhouse. Far, far, uh, far uh, alla Farfly Funhouse di Osaka è andata Il Ristam.. famoso ristorante Farfly Fanhouse di, di Osaka eh, La scorretta Sarai che fine ha fatto? Bella domanda Era andata boh. era in Inghilterra, credo lei no? in, eh, A fare qualcosa con NXT UK E poi è sparita, sparita, NXT... sparita completamente dalla circolazione Lei credo che posti spesso foto in cui è in Giappone Quindi boh non si capisce cosa è successo, se è infortunata o altro. Allora Beh. lei non lotta da... Te lo dico Buona subito. Vita. Da tantissimo, da tantissimo. Da agosto, per essere precisi. Lei perse contro Sarray in una puntata dell'agosto del 2022 a NXT perso e da, lì, da, da lì non si è più vista. Ha perso contro se stessa. Sì, eh, scusami, contro Mandy Rose volevo dire. È, era il mio, l'ho letto male. Mandy Rose contro Sarray, match che vince Mandy Rose in 5 minuti e 46, dice, dice Cage Match. Uh, e poi da lì non si vede più, non si vede letteralmente più Quindi buh Credo che sia in Giappone perché su Twitter se non sbaglio posta foto dove è in Giappone Quindi buh Va detto poi che anche nel, 2000, nel 2022 ha lottato, ha lottato relativamente poco Perché lotta, ha lottato 1, 2, 3, 4, 5 6 Aspetta, eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 match in tutto Quindi non ha lottato tantissimo Anche nel, 2000, uh, nel 2022 È vero che NXT ha ripreso a fare gli house show da, da poco Da relativamente poco diciamo Uh, lei ha fatto un paio di match in, uh, in Inghilterra, ha, fatto, fatto, ha, fatto, ha battuto un Dina Samuels e poi ha fatto un tag team match dove ha battuto Xayah Brookside e Liza Alexander a giugno a, a, a NXT UK nelle, nelle parti finali praticamente di quel, uh, di quel brand. Poi effettivamente è sparita la circolazione, quindi... Boh. È, è in Giappone. È in Giappone, quindi, boh. o non hanno piani per lei, cioè non sanno, non sanno, come, non sanno come utilizzarlo, Perché o è infortunata. Uh, 14 settimane fa ha postato una foto dove si allenava con scritto restart, quindi potrebbe essere che potrebbe un essere altro, un, problema, un problema fisico. Eh? Può, anche, può anche, può anche, darsi perché è fuori da 7 mesi praticamente. Quindi, è una, è una, diciamo, una, una, evidentemente un problema importante dal punto di vista, dal punto di vista fisico. Uh, va che, va detto che l'ultima gimmick. E... Discutibile. Non... Dice, cioè, il sailor Sarrei, esatto. <ride> abbastanza, abbastanza... Cioè, diciamo, ci ha regalato quantomeno il momento della Chase You con, uh, con Body Hayward. Conciato come Sarray, però, a parte quello, effettivamente, diciamo che non, non era una grandissima gimmick come, mm. diciamo, come, come, come idea. Uh, tornando a noi, altre cose per la puntata di NXT di eh sì, banotte di NXT di, 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 questa, di questa settimana le andiamo, uh, le andiamo a recuperare uh, continua la questione tra Dol Ziggler e Mustafa Ali che è culminata, però, in uno squashione da parte di Ophos ai, ai danni del povero Ziggler. Però ammetto che mi ha fatto ridere Mustafa Ali, versione super fan sì. tra, tra pubblico. Quello mi ha fatto abbastanza ridere, con, con, mo con molto sarcasmo da parte di, da parte di, da parte di Ali. Eh, Culminarla a WrestleMania, questa cosa qua? Non so, è vero che hai lo spazio, però non lo so se la vai se però la, bisogna la capire la perché pare che Triple H voglia avere delle card leggere a Wrestlemania sì, che, che, che comunque vuol dire contanto che sono due giorni, giorni 12-13-14 match molto Beh, probabilmente sì, però sei div match divisi, a, divisi in sei due 6-7 match, sei, sei, ma match a serata vuol dire in tre ore e mezza 4 ore massimo te la cavi mm. effettivamente come, come durata di Wrestlemania meglio, meglio così che avere una card unica da 7 ore eh, ricordiamolo. ricordiamolo ricordiamolo sempre Uh, poi cos'altro? Cos'altro della puntata che dobbiamo. Di cui dobbiamo. Di cui dobbiamo parlare. attendiamo la reazione di Kevin Owens. Kevin Owens che. Uh, che. Che, che, che apre la puntata, tra l'altro, di, uh, di, di NXT. Di, 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 perché continuo a dire NXT? Uh, di, di Raw di questa, di questa settimana, andando, andando ad affrontare, uh, ad affrontare solo, solo. SICOA. E uh, alla, fine, alla fine batte solo SICOA per squalifica. Con, oh, cioè, non so se lo contano come un no contest. O no, no, se... vince, ha vinto Owens per Wens squalifica. Vince Owens per squalifica, sì. e alla fine viene salvato da Semizane perché stanno, perché stanno per, per, diciamo, per schiantarlo sul tavolo. Ma Semizane arriva a salvarlo. Owens, oh, però. Ancora a dubbi, non si fida, non si fida di, diciamo, di, di, di semi, semi Zain. Cioè, uh, non è che non si fida, è che proprio non vuole aver cioè, è talmente deluso da quello che gli ha fatto Semi nei mesi precedenti, che non, non riesce a perdonarlo. Arriverà, però, il momento in cui dovrà, sì, dovrà, necessariamente, dovrà, ne, dovrà necessariamente dovrà necessariamente arrivare alla sua, diciamo, alla sua, alla sua, alla sua, alla sua conclusione. Uh, tornando tornando a noi poi eh, ci chiedevano in chat certo che fine ha fatto Nia Jax per ora eh, ha fatto l'apparizione la, a Wrestlemania ha fatto a Wrestlemania a Wrestlemania vai ma davvero ci chiediamo che fine ha fatto Nia Jax speriamo che fosse una, una one time only e basta eh, cioè, davvero c'è drop. cazzo che fa la stessa cosa che faceva Nia Jax ma è brava cioè, perché tenere perché chiederci dove è Nia Jax speriamo che non torni uh -huh. Vediamo un po', vediamo, vediamo un pochettino cosa, cosa capita con, con, lei se ritorna o se invece la, cioè, cosa, la cosa, la cosa scusatemi, finisce scusatemi, me. scusatemi, Piper. Piper Niven, sì, che Piper, Piper, pi, 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 Niven, sono... vai, scusami, vai. Perché ho detto, l'ho chiamata Dudrop, ma è Piper, lei ormai. Uh -huh. Vediamo un po', vediamo, vediamo, vediamo un po'. Uh, tornando, tornando a noi, uh, poi cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto, ah, promo di Lashley che l'apparizione di Lashley in questa puntata è durata 40 secondi più o meno e ha sostanzialmente detto fatti vedere Wyatt e Wyatt si è, è fatto vedere con il logo che, che è apparso nel, nei monitor alle spalle, alle spalle di Lashley. Il uh, nostro, nostro buon amico Max uh, ha detto di aver paura per questo match e cioè, anche per l'ESA contro Homo, spero per, per altri motivi rispetto a questo. Non lo biasimo, eh, onestamente. Beh, no, no. Io per questo match eh, ho già pronte le stelle negative. Ah <ride> addirittura, Ma certo. addirittura sei. Ma quale sì, dei due? Quello so. tra Lashley Wyatt o, o Lesnar contro Homo? Allora, mettiamola così: Lashley Wyatt Homos contro, contro Lesnar. Alla fine, è un match tra Cristoni. Può anche essere divertente se lo tieni corto. E Esatto, fanno se lo fai bene. durare già 10 minuti è già tanto, cioè il esatto. rischio di, di essere... Ma ah, secondo me dura 5 al massimo. Cioè, io io sarei, sarei, non sarei minimamente stupito se Le Lesnar arriva E5 e 5 e tutti a casa. E la risolvi eh, certo. così, ok? Sì. E la risolvi così. Miglior match di Wrestlemania di sempre. Cioè, se, finisce, se finisce così, vai. Cioè, non sarei minimamente stupito. Cioè, tu saresti stupito se Lesnar aprisse il Wrestlemania Mania No, quel match. assolutamente no. Così almeno, se anche la prima sera può partire e andare a farsi qualche bistecca con Paul Heyman in qualche bisteccheria. Bisteccheria di Los Angeles, di Hollywood. E poi magari, poi magari rimandi Eyman in zona per il main event della prima serata, che probabilmente è quello. È quello degli. Cioè, non è detto che probabilmente sia quello degli Usos, però. Non è detto che probabilmente È quello perché... degli Usos. essere lui. Sì, dovrebbe Pella essere perché pare volgia per vo voce che pare che un altro candidato sia anche il match di Charlotteria Ripley per dare un main event alle donne alla fine, visto che l'anno scorso non gli L'hai dato, quindi, quindi potrebbe anche essere potrebbe anche vero, essere però, quello. come storia. Non, cioè non, non ha senso metter... il problema. Sai qual è il problema di Usos contro, contro Owens e, e Zane in un match del genere. Non lo puoi seguire. Mm -hmm. è, è lo stesso discorso dell'anno scorso, se mettevi eh, il, il Kevin Owens Show con, con Austin. Prima del match delle donne, tu non mm -hmm. puoi seguire una roba del genere, mm -hmm. cioè devi per forza. È, è, è il solito discorso: rischi di fare un disservizio al match perché dopo un momento come quello di Owens e Zayn che battono gli Usos e gli Usos perdono i titoli. Come fai a far seguire? Capisci che intendo? Come fai a far seguire il culmine di una storia che va avanti da sette mesi, da qualcos'altro, che va avanti da molto meno tempo, e che oggettivamente è molto meno carico. Cioè, guarda anche solo la costruzione che stanno facendo di Ria e Charlotte. Adesso è inesistente, in questo momento, uh, comunque sì. ci chiedono se finire... il per -show, show di Resta durerà due ore. Io spero ovviamente di no, però eh, non, non per sarei io. stupito, perché vuol dire quattro ore in due serate. Eh? Di, diciamo di, di, di pre-show. Spero che duri un'ora esattamente come... cioè un'ora divisa in due serate, due ore. Quindi alla fine, un'ora sabato, un'ora e un'ora domenica. Tanto non ce n'è mai un cazzo nei, nei pre-show della, mm. uh, pre della, della WWE. Non so perché hanno smesso di fare i match completamente, però. Uh, però, boh, c'è cioè, una, una via di mezzo da fare, da fare il pre-show senza match, con solo panel e farli come li faceva la EW fino, fino a paper più con 3-4 match in un'ora. C'è una, diciamo, una via di mezzo, c'è un buon compromesso che puoi, che puoi, che puoi ottenere alla, alla fine, un match. Anche due volendo, alla fine, eh, alla fine puoi, anche, puoi anche mettervi il discorso dei personaggi della WB l'abbiamo detto. E che, bene o male, sono ultra scrittati. Eh, non voglio dire parola per parola, però quasi. E alla fine sono anche noiosi, francamente, perché comunque hai. le dinamiche sono sempre le stesse per quanto riguarda i panel, c'è sempre il face, sempre l'heal, il... i personaggi sono sempre... sono sempre gli stessi, non è minimamente spontaneo e veramente ti annoia. L'unica cosa positiva, ti guardi tutti i filmati, così quando li rimandano Quando li rimandano durante, durante la main card, durante il primo live event, ah, c'è il filmato, vabbè, ho tre minuti per andare in bagno, però, però alla fine, per come lo fanno... Sono completamente skippabili i pre-show pre sì. della, della, della WB è giusto? È giusto, Max? Che si ostina a fare le dirette durante, durante i pre-show, anche, anche se non succede se... niente. Vai. Se avete notato, noi durante i pre-show facciamo i cretini, facciamo, <ride> facciamo, i, cazzi nostri, facciamo esatto. i cazzi nostri con le, le finte storyline sì. che ci siamo creati <ride> esatto. durante, durante la live reaction. Ma cioè, ormai li facciamo per quello perché poi durante lo show non ci perdiamo a fare i cretini mm -hmm. con altre robe, sì. giustamente anche, per quanto poi ci perdiamo lo stesso a fare i cretini, però è un altro discorso, cioè comunque non facciamo una battutina ogni tanto o ridiamo per i fatti nostri, però non portiamo avanti virgolette, delle storyline mm -hmm. durante quei momenti. Parlando, parlando della, di altre storyline che stanno andando avanti, la questione della Maximum Mall Models e di Max Pri. Questa settimana Mansure ma se Sembravano già meglio disposti nei confronti sì, di Otis, o, o, Otis come, o, come, eh, o come lo chiameranno. Il problema è Gable. Il problema è Gable eh, e infatti hanno chiesto, hanno chiesto a, eh, a ba cioè Baron, Cor cioè Baron Cormi che eh, pensava stessero parlando di, di lui un po' come Paolo Bitta, eh, ma in realtà non era, non era così. Sì. Eh, ha, detto, cioè, ha detto, vabbè, il problema è Gable. Vuoi che consideriamo l'idea di, di, di assumerti nella Maximum Well Models? Tira, cioè, liberati di lui. A me ha fatto molto ridere <ride> quando gli hanno detto qual era il problema principale. I capelli. Di, di <ride> I capelli. Gli hanno detto, perché sei pelato! Sì. E non che, non che Otis abbia così tanti capelli, eh, franc no, <ride> francamente. Esatto. Eh. Però, però, diciamo, ne ha già di ah, più rispetto. O Oltis, Otis ha... Uh, come, come diceva il tipo lì, ha... Uh, uh alle physique di roll diciamo no 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 quello che no 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 a no a no 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 viene adesso cosa diceva no eh, al, al pelo lungo diciamo no è il pelo lungo no era la, lungo, la e e, e Pensa, lungo e bello no la soddisfazione dell'animale no 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 non so se Otis ha le corna Otis il pelo, Otis lu quello, il pelo lungo diciamo magari magari, magari sì, Diciamo. alla, alla, la, alla, alla soddisfazione dell'animale esatto, sì, esatto. E da quello ecco il vincitore assoluto Grande. per la categoria becchi, com'è andata? sono contento di aver vinto per, per il miglior becchi questo è Otis, eh? Sì. L'accento è tipico di Otis. Col pelo lungo e le corna belle. Una bella manifestazione quella di oggi. Sì, è stata una bella manifestazione. Perché è importante valorizzare questi animali, secondo lei? La soddisfazione dell'animale. <ride> che è una bella bestia. <ride> che è una bella bestia, sì. <ride> C'è cioè poi, cioè poi diciamo Ma il... Più che altro Otis è il becco cioè in questo, il, in questo è... caso direi Direi che è il becco E poi ricordiamo il becco non è Quello che parla Ricordiamo sempre Questa è, Maxi... Questa è Maxine Dupré Che esatto, parla di questo sì. accento esatto, esatto Ma non è di ber... di, diciamo, delle, delle valli Delle valli vicine alla Alla Bergamasca E poi ricordiamo sempre la perla Che chiude questo Questo video Com'è la manifestazione? È eh, piccola però È caratteristica È bella È sempre bella perché la capra eh, è il migliore animale che c'è dopo la donna, eh, grazie, perfetto. Eh, grazie da questo. Tratto, la metti il giorno della festa della donna. Eh, esatto, esattamente. No, perché. Eh, non, non, non ho mica pronunciato io queste cose qua. Oh, mica la misoginia. Mica, mica, questo, lo, mica, ehm. mica, mica lo penso. Cioè certe, certe cose, Buona festa della donna, comunque. Chi ci sta, chi ci sta sì. ascoltando? <ride> abbiamo ascoltato, diciamo, dei, dei, degli, inter, che degli pubblico, intellettuali. Che male che, che abbiamo un pubblico principalmente maschile. Vabbè, ah, sì, è una sacra della salsiccia da queste parti, figuriamoci. Uh, tornando a noi, parlando di cose, di cose, di cose più serie. Uh, ah, penso che sia meglio la capra. No, mai, mai pensato che sia meglio, sia meglio, sia meglio la capra della, della donna, per quanto la capra ha la sua utilità. Però la donna, diciamo che, diciamo che, diciamo che ha enormemente più doti, e enormemente, enormemente più fattori positivi rispetto, rispetto a una capra. Tornando a noi, uh, parlando, parlando di capre... Uh, parlando di diciamo di, di, di capre o comunque di, uh, di esseri abbastanza inutili. Baron Corbin Baron Corbin che va ad affrontare Chad Gable in questo, in questo in questo match, dura due minuti alla fine, il povero Baron Corbin. Che, che presto puzzerà come una capra. se la, diciamo, la, sua, vede, la, sua, fortu la sua fortuna finirà. Esatto. Sì. Qui si vede che non è più il vecchio a boccare, perché una volta Gable a battere così, Corbin non l'avrebbe mai sì. fatto. Quando ritornerà Barbon Corbin, e quindi Baron Corbin. Eh, tornerà a puzzare come puzzare una capra. puzzare come una capra. Allora il paragone che abbiamo appena fatto potrà, potrà essere decisamente, decisamente più, più azzeccato. Bello vedere Corbyn squasciato da Gable. Sì, non è un vero e proprio squash, però comunque effettivamente il match dura molto, molto poco. E continua la, fatto, striscia, la striscia La striscia di, di sconfitte. La striscia di sconfitte pare di che Leggevo in giro che pare che il piano sia effettivamente quello di staccare Otis e Gable per, per pushare Gable in singolo. Mm -hmm. Vediamo. Speriamo, speriamo. Uh, uh, parlando di Gargano, visto che ne abbiamo nominato prima. Perché Gargano va in NXT adesso per affrontare uh, per affrontare Waller. Non è Wallera, uh, Gray Grayson Waller, è uh, oh, Waller. Johnny Gargano batte Finn Balor decisivo. L'aiuto di Edge. Eh sì, palese, lato. che sarebbe successo. Sì, eh. Esatto, assolutamente la settimana scorsa. Avrei dato un po' di più a Gargano nel match, nel senso che lo, vero che. Cioè, potevi comunque far finire il match nel modo in cui l'hai fatto finire Gli avrei dato un po' di più durante il, durante il match Perché Balor era in netto controllo della, 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 della situazione Quindi avrei, avrei optato magari per un, po', per, un po', per un po' di alto su certe, su certe cose Però vabbè C'è da, da dire una cosa Che comunque Balor in questo momento mio. Contando il match di cartello che ha con Edge e tutto il resto Devi tenerlo bello alto Sì Ma tanto quello alto sì, Quello sì, quello sicuramente Lo capisco Capisco il perché Abbiano fatto questa cosa, sì, uh, Beh, quindi niente. Valor, niente, Valor è uno di niente, debutto, che... niente debutto del nuovo acquisto messicano di cui non ricordo il nome. L'hanno fatto vedere ieri Dragon Lee perché è arrivato, è arrivato l'altro ieri al Performance Center. Quindi hanno, sì. hanno risolto la cosa. Magari debuttò dopo WrestleMania a questo, questo punto. Quindi, comunque, sì, l'hanno fatto vedere. L'hanno presentato come un grande acquisto. Quindi, eh, invece, invece che farlo take over, eh, beh, di fatto, ieri sera era uno speciale. Quindi, diciamo, hanno, hanno Riesumato, riesumato la, diciamo, il, il grande free agent tra il pubblico che, che, firma, con, che firma con NXT. e eh, anche, Va bene come, come cosa alla fine, sì. non avrà, non, non è una cosa che comunque va va bene di, di NXT, è una, una cosa che tanto avevano un po' perso alla fine. Per sì, un po' che quindi... non lo facevano. Sì. Sì, con Italia se Striscia Notizia che vale? No, assolutamente no, no Striscia Notizia assolutamente <ride> non, non vale aragonale mai, show, mai, mai. Certo. A non, be non bestemmiamo in chiesa, diciamo per cortesia, eh? con Striscia Notizia. Contando quello che faceva Striscia Notizia, contando qua il servilismo di Striscia Notizia, sì. direi di no. Sì. Uh, poi cos'altro, poi cos'altro stavo, stavo guardando. Altre cose che abbiamo saltato nella puntata. Non molte in realtà alla fine. Uh, la uh, settimana prossima avremo. Uh, avremo, cioè, la commedia degli, degli equivoci. Che, scusa, nel backstage con uh, Rick Books, Elias e, e Bronson Reed. Con Elias che dice: Lo vedi quel, quell'individuo là? Vai a, vai a dire: vai a dire Io voglio affrontarti. E Books è andato là: quello, guarda, che quello ha detto che vuole affrontarti mi ha fatto veramente ridere è, la, è la, scena, la scena di South Park della, della scena del campeggio per degli, dei bambini speciali con Mimsy e l'altro che, sì. che diceva no tu mi hai detto gira la cosa io l'ho girata e l'ho girata mancava solo che Elias dicesse Mimsy invece che o oh, Booksy in questo caso e la scena sarebbe stata assolutamente assolutamente uguale mi ha fatto molto ridere <ride> devo ammettere Sì. Booksy ha preso un po' troppo la lettera diciamo l'istruzione parte. che perché abbiamo capito che che, eh, allora, la storyline sì. è semplicissima. Elias è, ge è geloso di Books del, esatto, delle sue doti musicali. suona la chitarra, esatto. E lui vuole essere l'unico musicista all'interno all esatto. di Raw. Finiranno, finiranno assieme, probabilmente, poi, inevitabilmente, sì, come, come, in tech, come Tech Team. Però almeno, almeno, almeno per, per un certo periodo. Uh, Elias sarà un po' come Elias. Fai conto che sarà Will Coyote e, il, e lo struzzo. Cioè, lui sì. cercherà di ucciderlo, però, i piani si ritorceranno tutti, tutti contro ogni sì, settimana, settima. buona... non, non è nel senso letterale, però, però, bene o male la dinamica. La dinamica ricorda. Più... Quindi, quando tornerà Riddle, e penso post Resta perché non ha senso farlo tornare adesso. Prima sì. che non hai piani, per se lui mai decide, se mai decidessero di farlo tornare, ovviamente. No, secondo me torna. Secondo me torna, però torna post Resta anche perché non ha molto senso farlo tornare adesso che tutte le storyline sono ormai partite mm -hmm. e, e lui non ha storyline quindi mm -hmm. perché inserirlo adesso? Non abbiamo... Anche per dire Vai. io pensavo contando che l'ha fatto uscire forse l'aveva infortunato solo Sikoa potevi fare un Master Riddle e Sikoa però alla fine solo Sikoa è più è nella storia della Bloodline non ha senso inserire anche Riddle in questa storyline <ride> quindi secondo me a questo punto te la tieni così e amen uh -huh. eh, il discorso però secondo me a questo punto è dove va eh, doveva parare con eh, cioè, eh, a questo punto mi sa che la roba tra Riddle e Elias è completamente saltata poi come, come tag team sì, e eh beh, beh, beh lui è stato, stato praticamente sospeso quindi, quindi alla fine non, non, avevano molta, non avevano molta scelta alla, alla fine Oh, la New Lega si è postato un video di, del match tra, 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 Johnny, tra Johnny e Tyler Breeze. Che hanno registrato, ah. hanno registrato nel, nel weekend della Royal Rumble, presumo. Perché erano, erano, hanno chiamato tutti i content creator lì a WrestleMania uh, e uh, alla Royal Rumble e gli hanno fatto, gli hanno fatto provare, il, provare il gioco. Uh, e c'erano anche comunque delle essere della, della WB. Stavo cercando una, una cosa. No, ecco, hai nominato. Ma Pi... Breeze ormai è un content creator per la WWE più Sì esa eh, esatto per esatto, quanto esatto. nel gioco è considerato leggenda. Come scusa? Nel gioco sai che è considerato leggenda, Breeze. Sì, eh, l'hanno messo eh, anche general manager di diciamo di, sì. di, 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 diciamo, di. Ed è un personaggio di... selezionabile come leggenda, tipo. E anche, Sai che c'è la... anche nel gioco come selezionabile, però come manager? Uh, Pierce. No, Pierce. Pierce è ah, selezionabile. Sì, oh. seleziona, eh, selezionabile come diciamo, come. Eh, Infatti, come... Parliamo un attimo della GM mode che ieri l'hanno mostrata Sì diciamo l'hanno mostrata un Ci sono un po' di aggiunte sì. Ne mancano ancora eh, perché comunque ci sono Alcune cose su cui Secondo me dovrebbero insistere Ma ormai a questo punto, punto Arrivano il prossimo anno però Diciamo che hanno aggiunto più titoli da difendere innanzitutto Nella MyGM, più match da fare anche eh, Perché comunque ci sono un Diciamo sono Quattro match durante lo show Più sì. tre segmenti che puoi bucare Sì e poi puoi Hai, hai più, me, più varietà nei match Puoi fare i triple threat, puoi fare i four way Sì Puoi fare i triple threat, puoi fare i four way Puoi fare Ci sono più varietà di, di stipulazioni E ci sono Sì i titoli di, co di coppia e i titoli secondari A, questo punto, a quanto pare Quindi c'è un po' tutto Come roster selezionabili ci sono NXT Uh, Rose SmackDown, NXT, NXT 2.0 e la WCW. Sì. E come general manager ci sono Pierce, La Deville, uh, Stephanie, Engel, Bischoff. Sì. E, e Coso e la. C'è un po', sì. Eh, Woods e Tyler Breeze. Sì. Tra l'altro, eh, parlando del, del videogioco, tra le cinture che saranno a disposizione in WWE eh, 2K23 da poter utilizzare, non credo, non credo per il titolo eh, per il MyGM Mod, eh, purtroppo c'è questo piccolo incidente: cioè la, hanno messo nel videogioco il titolo femminile WCW. Che però, come potete vedere, se avete un po' di memoria, no, è, tipo... è il titolo, il titolo WWE, sì. WWE vecchio delle, delle donne con il marchio WCW. La cosa, che fa, la cosa che fa più ridere, tra l'altro, è che questo titolo l'hanno preso da internet da una pagina, eccola qui, eh, cioè di come sarebbe stato il titolo di WCW di, una, di questa IFAD con la WCW che compra la WWF. Mm. E, e l'hanno copiato praticamente da, da lì. In realtà non è, non è così la cintura. Il, il vero titolo WCW, eccolo qua, era questo qui. Uh, qui, tra l'altro, uh, tra l'altro, uh, credo che sia bundacano questa, però potrei, potrei dire una potrei dire una, sì, una fesseria bella anche la cintura tra l'altro femminile da uh, BCW, però non è, non è quella, penso che lo correggeranno. Come ho detto, hanno fortunatamente corretto il modello di Lita. Nel, uh, diciamo, nella, 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 nella versione, nella beta, praticamente, che sta girando, che sta, o, o meglio, nella versione, ormai credo che sia la versione Gold ormai, perché comunque il gioco esce martedì prossimo, di fatto. Quindi penso. Sì, per alcune cose le stanno ancora appacendo. Perché, per esempio, l'Italia l'hanno rifatto, l'hanno esatto, esempio. Es esatto. Esattamente, es esattamente. Tra l'altro, parlando. Un'altra un un cosa, tra l'altro, parlando di cose che sono state pecciate. Adesso un attimo, che vado, che vado a riprendere, eccolo qua. Questa è un'immagine da, da WB2K23. È, per esempio. Semi -zane. semi Zane. ha già la maglietta nuova, per esempio, nel, nel, nel videogioco. L'entrata no, l'entrata è quella è quella di, diciamo, di, uh, di. Come si chiama? È quella ancora vecchia con scritto The Great. Uh, Cos'era? The great liberetito, qualcosa di simile con il logo Con il logo suo vecchio e la stile. La Frisong è quella vecchia. La Finson è quella è quella vecchia. Assolutamente, assolutamente quella vecchia. La maglietta, però è già quella nuova. La maglietta è già eh, che hanno introdotto. Cos'è? Un mese e mezzo fa, praticamente. No? Alla, eh, praticamente alla fine, sì. più o meno. E invece, ed è già nel gioco, ed è già nel, ed è già nel, nel videogioco di WB2K che ricordiamo. Ma quella patch posso. Possono inserire le team song nuove anche con una patch quindi magari potrebbe anche arrivare Worlds Apart a un certo punto Eh, eh sì diciamo vediamo, vediamo come com funziona a livello, a livello di diritti però, eh, però potrebbero tranquillamente, tranquillamente, tranquillamente inserirla uh, E tra l'altro hanno, ecco, hanno già anche messo nel, sempre nel, nel videogioco eccolo qui adesso lo possiamo, lo possiamo mostrare c'è anche la foto di Se con la maglietta nuova. Quindi, quindi quella. Credo che. Gli, sì, tra l'altro, la foto mi sa che gliel'hanno. Gliel fatta prima e gli hanno messo la maglietta. Poi con Photoshop, giudicando. No, 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 è quella che c'ha lui. È quella che c'è su WWE Shop. No, no, no. Nel senso, nel senso la, foto, la, la foto. Cioè, bisogna dire, se la foto l'ha fatta già con la maglietta addosso. Se gliel'hanno aggiunta dopo. Eh, se... Contando che la maglietta che c'è su WWE Che è la foto che, se non sbaglio, aveva su WWE Shop quando ha presentato la maglietta. Sì. Penso che sia appena fatta. No? Sia fatta... Può essere. Fatta sì, se hanno messo la maglietta, effettivamente. Puoi anche già mettere una foto, eh, effettivamente aggiornata. Eh, quando usciranno i primi DLC? Ah, fine aprile, mi sembra, no? O comunque sì. metà aprile adesso c'era È uscito il calendario, aspetta eh. con gli Steiner tra l'altro. Es esattamente con gli Steiner e gli Hitro che non c'entrano una mazza l'uno con l'altro. Però, uh, però, tra hanno io, certo. io, io ho una speranza che non sia che non si avvererà. però se mettessero come team song, dovrebbe avere Steiner Eyes, ah. <ride> non, non la Però, gli metteranno la team song che avevano in David Abligo. Si, in perché non c'hanno i diritti. Per Steiner Eyes, oh, penso che abbiano i diritti per Steiner Eyes, però, non penso che la mettano. Eh, non lo so, sai, perché di alcune. Di alcune film. Bisog bisogna vedere se. Sì no, beh, su, su, uh, su sulle puntate di nitro la fine di Steiner credo che ci sia alla, alla fine quando quando, quando c'è uh, cioè quando, quando la mettono durante, il, durante, durante, lo, durante lo show, beh, nel, nel dubbio Uh, nel, nel dubbio potrei uh, aspetta che vado a prendere eh? perché non, eh, non, non so, però... story of brothers, Scott. Sì, quella è l'altra, <ride> non è non è ah, quella è anche que... è anche così, eh? Sì, e lo anche, so. Anche Steiner parte così. Sì, 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 lo so, però, però Poi la, quella la... degli Stoner Brand eh, esatto. Stoner Brothers diventa dei smoke a Lot of Pot. Esatto. La stavo la stavo, la, stavo, la stavo cercando perché, perché la, la la cazzo, la... Sì, esatto, es es esattamente. Però non è... Uh, però non riesco a trovarla, aspetta un secondo Perché c'era su YouTube, l'ho aperta io ecco la, Eccola qua, qua, eccola qui Eccola qua, aspetta che la mettiamo Eccola Grande Ricordiamo Stoner Brothers che fecero un tryout Per NXT, per WWE E dopo un giorno dicevano, vabbè Chi se ne frega, andiamo, andiamo via eh, Gli Stoner Brothers che tra l'altro sono Gli allenatori di, di Mansur e di Shota Sì, esatto dalla, vengono dalla, dalla, esatto. dalla, dalla Stoner Academy. Questa è una compagnia che si chiama Hood Slam, che è abbastanza underground, popolare in California, dove tra l'altro è apparsa l'ita recentemente, la settimana scorsa. Eh, ovviamente è una parodia dei fratelli Steiner. però Steiner che, che, si, che si fanno le canne. Il senso, esatto. il senso è quello: il senso della, del personaggio. Infatti, non sono, gli st Steiner... non, sono, non sono gli Steiner Brothers, sono gli Stoner Brothers. Sì. Esatto. Io, comunque, Steiner Eyes ve la consiglio perché è bellissima. Sì. è una notevole parodia, è assolutamente una notevole, notevole, notevole Steiner parodia. Steiner Eyes è bellissima. Sì. Uh, tornando a altre cose di. Ecco, no, abbiamo parlato del match tra, tra Piper Niven e, uh, e Nicky Cross. Premettendo che dura meno di un minuto il match. Purtroppo canano anche il finale. Quindi. Cioè, la Black Hole Slam che chiude il match ha fatto veramente male. Perché, non, diciamo, c'è stato un problema di timing per quanto, riguarda, per quanto riguarda le due. E alla fine non è venuta. Non è venuta purtroppo particolarmente bene. Capita, eh, capita. La questione è capire anche in questo caso sta questione di chi cross cioè cosa, cosa vogliono fare con lei con Candy Arena non si è manco vista tra l'altro questa, questa settimana e capire dove dove era vogliamo era backstage ieri NXT era backstage NXT esatto beh sì grazie c'era il marito quindi, quindi c'era anche lei boh. era lì col piccolo Quill sì vediamo cosa, vediamo cosa faranno e altre cose veramente non me ne vengono in mente dalla puntata di Raw uh, di questa di questa settimana uh, tra l'altro guardando i dati di ascolto pensavo anche di più francamente contando che c'era che c'era John Cena hanno guadagnato cos'era 20.000: uh, 20.000 20, no, 20, mila hanno fatto in più rispetto a settimana, settimana scorsa. Ha fatto un milione. La buona notizia è che hanno vinto la serata. Ovviamente sul cavo, anche abbastanza nettamente. Tra l'altro, hanno fatto 0.50. E il, il programma dopo ha fatto 0.27. Mi sembra. E l'altra buona notizia è che uh, hanno perso poco durante, uh, durante la serata perché la prima ora ha fatto. Aspetta, eh, che vado a prenderla, eccola qui. 1.885.000, seconda ora, 1.855, terza ora, 1.741. Quindi hanno perso poco. Tutto sommato nelle, nelle, tre ore, nelle tre ore di programma. La tra virgolette, molto tra virgolette, perché in realtà in realtà è, è una cosa anche tutto sommato abbastanza insignificante. E il fatto che, comunque, con la presenza di John Cena tutte queste cose che loro avevano annunciato, alla fine, rispetto alla settimana scorsa, l'aumento è di poco. tutto sommato Cioè, ha inciso molto di più John Cena live. A livello di biglietti, perché erano 7000 biglietti venduti. Uh, quando hanno annunciato John Cena, hanno chiuso con 13.000, quindi solo la presenza di John Cena gli ha aggiunto 6.000 biglietti, ed è tantissimo per, per lui, è di gran, di gran lunga il più grande draw che ha ancora la da WWE dal, eh. dal punto di vista dei, eh, dei biglietti. Pensavo che se ci sono un po' di più, però alla fine hanno vinto la serata. L'importante assolutamente, è assolutamente quello: hanno, hanno dominato anche la serata. Credo che sia stato il programma, a livello di programmi, vi, di programmi più visti, credo che siano stati dietro solamente. A, a The Bachelor che ha fatto 0, eh, no scusami sono dietro a uh, The Bachelor, The Voice e 911, che però vanno in chiaro, quindi comunque hanno, hanno, hanno quel grande vantaggio lì perché The Bachelor ha fatto 0,59, The Voice ha fatto 0,69 e 9 ha fatto 0,63, hanno fatto 3 milioni, 6 milioni e 4, 4 milioni e 9 eh, rispettivamente, concorrenza di sport alla fine non ce n'era perché c'era, eh, perché c'era c'era eh, un robo universitaria però alla fine, alla fine ha fatto 650.000 su ESPN quindi per quanto alla fine abbia fatto 0,17 nella demo non gli ha portato via tutto sommato, tutto sommato tantissimo uh, vediamo poi quali saranno i dati di NXT di, di ieri sera contando che invece ieri sera NXT aveva la concorrenza dell'NBA e sappiamo che l'NBA comunque porta via Parecchio ai programmi di, di resta. Che porterà via ancora di più quando poi inizieranno. Quando poi inizieranno i playoff. Ricordate, Kenneth eh, è infortunata. Dicono: Non lo so se è infortunata. Può essere, eh, non, non so se, se è infortunata o meno. Però non si è vista in, in televisione lunedì. Uh, tornando a noi, dicevo: Ricordiamo gli orari. Per quanto, riguarda, uh, per quanto riguarda gli show della WWE. Allora, per SmackDown, cosa abbiamo annunciato a livello di, a livello di match? Abbiamo annunciato: Viking gli... Raiders contro. Contro i Rico Express. Il Rico Express, esatto. E abbiamo. C'è anche un altro match annunciato. Per la... Ah, il match, eh. il match a 5 per il posto. Per il titolo sì. Intercontinentale, no? Per il posto di, di sfidante di Walter sì. a ah, WrestleMania. A questo punto, presumo. Per il titolo, intercon eh, per titolo a Intercontinentale, Per WrestleMania. Comunque, ridendo e scherzando, la carta è quasi fatta. Eh, manca, eh sì, sì, manca... sì, esatto. Mancano pochissimi match. Sì, perché abbiamo. Annunciato Meno, eh. Sì, sì, no, chiaro, chiaro, perché la, la card di, di Rest. permettendo che non mi pare sia ancora ufficiale. Il 3 contro 3 delle donne, quello che hanno messo no, su No, No, è ufficiale, ufficiale, ufficiale. La... Sì, hanno accettato la sfida, però non mi pare l'abbiamo annunciato ufficialmente. Insomma, no, 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 è, ufficialmente, è ufficiale, ufficiale, ufficiale se prendete sul sito? Perché essere. avevo visto che sul sito non c'era. È, uh, è uscito anche il poster, l'ha postato anche lei. Ah, Katakai. ok, allora, allora sì, eccolo qua. Sì, eccolo qui. Abbiamo otto match: abbiamo Roman Reigns contro Cody Rhodes Per il titolo in discussione universale, Charlotte Flair contro Rhea Ripley. Per il titolo femminile di SmackDown, Bianca Valer contro Asuka Per il titolo femminile di Ro. Brock Lesnar contro Homos. Gunther contro Vedremo chi, per il titolo intercontinentale. Austin Theory contro John Cena. Per il titolo degli Stati Uniti. Seth Rollins contro Logan Paul. E Tristratus Lita Becky Lynch contro Damage Control. Ovvero Bailey da Kotakai e io Sky. 9 uh, match secondi. Sono otto, sì semi Se... no semi Owens che Sì, non, essere... non è annunciato però sì di però fatto saranno, lo stanno costruendo stiamo a no, nove match e ancora 3-4 match ti direi e poi la carta è fatta Eh, non saprei quali però in questo momento però abbiamo tre settimane per bisogna eh, capire per, per i titoli di coppia femminili eh, esatto Ronda Rousey e Shena Bester contro chiunque saranno le campionesse per i titoli femminili di coppia e boh alla fine, alla fine hai, hai poco altro da aggiungere alla, alla, alla fine Vediamo, vediamo quale sarà la carta. Comunque, dicevo, per quanto riguarda SmackDown, queste due cose qua, no. E poi, vabbè, ovviamente il fallout di quello che, di quello che è successo a Raw con, con il... Eh, il, eh, il e come... Domini contro Ray, Wyatt contro Ashley e Balor Edge. Ah, Quindi già che non, sono, che non sono ufficialmente annunciati. Boh, ne abbiamo 8, 8 più 3, 11. Il titolo tag femminile, 12. E Semisane eh, semi Owens contro gli Usos, 13. Direi che, possiamo, che la carta è praticamente fatta a questo punto. Per quanto riguarda, per quanto riguarda WrestleMania, bisogna portare, bisogna portare a casa la costruzione. Però, sì. bene o male, la carta è praticamente, praticamente, praticamente conclusa. A meno, a meno che toh, non vogliano magari raggiungere lì contro Ziggler. Però, non mi, mm. con tutto il rispetto, non mi pare degno di WrestleMania. Almeno, no, almeno per il momento. Almeno è un match che, che è, più è più roba da, da puntata, francamente, che non da WrestleMania. Per quanto comunque sia una storyline che sta andando avanti. Ridendo, ridendo scherzando già da un po' di tempo, no? Alla fine, quanto quant è che vanno avanti? Sì. un paio di mesi forse, no? Eh, un bel po' di mesi. Un bel po' di mesi, magari, magari no, però, sicuramente almeno un mese e mezzo, due vanno sono avanti. No, no, di più. Anche Sarà di più a novembre. Anche 8 di più a novembre, ah uh, sì, Fatal 5 Five Way e Vikyrade contro Brosso Marco Scegli. Le unici due match, le uniche due robe annunciate, più gli sviluppi, ovviamente. Dovembre, novembre e dicembre. Novembre e dicembre, addirittura. C'era Ali. Aveva fatto il match contro Zigler. Aveva, aveva fregato, aveva fatto perdere il match ad Ali contro sì. Tioria. Campione. Quindi... Sì, 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 sì. E niente. Uh, ricordiamo gli appuntamenti. Mentre per quanto riguarda, ecco per quanto Rodi lunedì prossimo, abbiamo anche qui un po' di roba annunciata per la puntata, uh, per la puntata della prossima settimana. Abbiamo il confronto tra Edge e Finn Balor Abbiamo eh, Elias contro Bronson Reed e Bianca Valère contro Chelsea Green, quindi sono le tre cose che hanno annunciato per la puntata della prossima settimana di, eh, di Raw. Uh, dicevo, ricordiamo, uh, ricordiamo gli orari per quanto riguarda gli show della WWE. Nella notte, tra venerdì e sabato, SmackDown alle 2 in diretta su Discovery Plus. Poi, disponibile on demand in versione integrale il giorno dopo. La versione in lingua italiana integrale viene uploadata martedì mattina su Discovery Plus e va poi in onda alla sera uh, su DMAX uh, in televisione. Per quanto riguarda Raw, attenzione perché Raw. Va in onda in diretta lunedì a luna perché, perché dalla settimana prossima gli orari degli show americani cambiano per due settimane perché gli americani cambiano l'ora già questo, questo weekend. Quindi, raw a luna di notte, dall'una alle 4, tre ore di diretta. giorno dopo, versione integrale on demand su Discovery Plus. Anche se poi, ovviamente, il file della diretta rimane a disposizione su Discovery Plus subito dopo la fine della diretta finché non viene uploadata la versione senza le pubblicità. La versione invece in lingua italiana, che dura circa 90 minuti, viene uploadata il venerdì mattina eh, su Discovery Plus. E va poi in onda in televisione lunedì sera alle 23.15 su Dimax. Per quanto riguarda NXT, la versione integrale della puntata della scorsa notte è già online su Discovery Plus, la versione in lingua italiana della scorsa settimana è anche andata online questa mattina eh, in versione da 60 minuti. Quella stessa puntata da 60 minuti in, in lingua italiana viene poi mandata in onda nel weekend sabato alle 12.30 e poi la domenica alle 9.30 in replica su Dimax canali 52 del digitale terrestre, 170 di Sky, 28 di TV Tutti e tre in alta definizione. Se poi avete anche bisogno di un ripasso visivo per quanto riguarda gli orari, abbiamo come sempre il solito spot a cura di Warner Bros. Discover Italia. Come se le suonano loro? Nessuno. Non perdere la WWE. Guardala in contemporanea con l'America con commento originale, solo su Discovery Plus Live e on demand. Riguardala con commento in italiano su DVAX, canale 52. Per quanto riguarda invece quello che accadrà questa notte a Dynamite, in diretta, alle 2 di notte su fight.tv in lingua originale, poi on demand subito dopo la fine dell'evento, in italiano, invece, venerdì sera alle ore 22. E 30, credo, 22.15, se non ricordo l'orario preciso, ma ve lo eh, dirò tra qualche istante. 22.30, eccolo qua. Venerdì sera alle 22.30 su Sky Sport Arena abbiamo Wardlow contro Power of Zops per il titolo TNT. Uno, uh, tanto hanno rubato un po' di roba purtroppo ieri sera. Uh, ieri sera o, o lunedì, nessuno ricordo quando, uh, cosa ha detto lui, però è diciamo un risultato: uh, no, perché sono stasera a Sacramento, quindi comunque sono ancora nella zona, nella zona della California. E sono entrati nella sua macchina, purtroppo gli hanno rubato il, uh, il ring attire, la borsa, tutto il resto, tra cui c'era anche il titolo. Uh, il titolo TNT. pare che la, che, la, che la compagnia abbia una copia, però, comunque è sempre negativo quando uh, sparisce una cintura. È la seconda volta. Che succede per quanto riguarda, uh, per quanto riguarda una cintura EIW ed è successo anche in WWE quindi purtroppo sono eh, diciamo le macchine sono sfortunatamente vittime specialmente nella California pare San Francisco che sia abbastanza una piaga effettivamente eh, sono purtroppo purtroppo diciamo entra nelle macchine e rubano e rubano spesso questa volta c'è nato di mezzo Wardlow e anche il titolo TNT comunque parlando di, di, parlando di match World contro Power Ops per il titolo TNT Orange Castle contro J. ital per il titolo Atlantic Uh, il Blackpool Combat Club rappresentato da John Mox e Claudio Castagnoli contro uh, John Silver e Alex Reynolds in rappresentanza del uh, Dark Order. Air Box più i top flight contro la Jericho Preciation Society. Adesso vi, vi dirò anche gli elementi, uh, gli elementi dei match, Cosa almeno sono un pochettino, uh, un pochettino più preciso. Uh, e uh, poi promo di M&M Page, eccolo qua, Air Force Top Flight contro Jericho, uh, Semi. Guevara e Daniel Garcia, eccoli qui i membri di questo, di questo match, uh, promo di M&M Page, e poi abbiamo, poi abbiamo, poi abbiamo, Ruby So contro Sky Blue, questi sono i match annunciati per la puntata di Dynamite di questa notte. Per quanto riguarda Rampage, l'appuntamento è nella nottata tra venerdì e sabato alle 4 del mattino, Uh, live su uh, fight.tv con l'abbonamento di AW, mentre invece la messa in onda su Sky è prevista per lunedì in italiano alle ore 20, anche qui su Sky Sport Arena. Uh, non ho altro da giurare. Ci dicono se era successo pure a Gunther. Sì, col titolo UK, giustamente. Come ci, viene... come ci viene ricordato, Gunther aveva addirittura combattuto scalzo in un, uh, in un evento proprio perché gli avevano zanzato la, gli avevano zanzato la roba. Uh, con contratto anche il titolo UK e il suo ringattare gli stivali, anche. Soprattutto va detto che dal punto di vista del ringattare, alla fine, <ride> Gunther non patisce tanto perché comunque lotta con una mutanda nera. Quindi, alla fine, una mutanda nera non si trova. Non si trova particolare fatica a trovarla. Un po' diverso, magari, sugli stivali. Stivali da combattimento e anche, e anche, il, eh, e anche il resto. Uh, Altra cosa da aggiungere? Non ne abbiamo, direi, per questa puntata di Brassicafé by Afternoon. Uh, ringrazio Matteo e Nino che mi ha fatto compagnia fino a questo momento. Ricordiamo, noi ci sentiamo settimana prossima, ricordiamo che tu sei in diretta tutte le sere alle 21 circa su eh, sì. twitch.tv slash Dante Median. E cosa stai giocando in questo periodo? Bioshock, Bioshock Infinite. Infinite sei hai progredito, diciamo, nella, nella, nella sì, saga nella saga, ho... di, nella saga di Bioshock. Sì, l'ultimo capitolo di Bioshock. Poi a fine mese arriva Resident Evil. 4 remake quindi Perfetto Quindi appena finirò Bioshock Infinite uh, Giocherò Resident Evil Non so se lo attacco Appena ma arriva Più che altro Perché non so okay. se riesco A finire Bioshock Infinite Ok eh, settimana prossima Sono fuori per due sere Quindi non so se riesco Va a, bene Dead uh, Space Hai già giocato No Square? non ancora okay. Aspetto che cai di prezzo No L'ho detto Più che altro Perché ieri hanno messo Il 2 e il 3 sul, sul Game Pass Quindi mm, Di, no, di vabbè, Microsoft il quindi... remake dell'1 Sì che so che Ci lugar. dicono quanto costa l'abbonamento Discovery Plus? Allora, gli abbonamenti a Discovery Plus eh, costano eh, innanzitutto: domanda, domanda a Ted Explorer: se hai per caso l'abbonamento a Sky. Possibilmente con il decoder Sky Q, perché se hai l'abbonamento a Sky con il decoder Sky Q, puoi abbonare. Ma anche senza l'abbonamento Sky Q, perché comunque puoi, puoi eh, attivarlo dall'opzione eh, dal fai da te. Eh, per chi ha l'abbonamento a Sky, dall'opzione fai, da dall fai da te sul sito ufficiale della del di Sky, Sky.it, potete eh, prendere una potete registrarvi e avere un abbonamento gratuito per un anno a Discovery Plus all'opzione eh, intrattenimento più pubblicità, che vuol dire che. Uh, avete accesso a tutti i contenuti di Discovery Plus tranne lo sport di Euronsport uh, con però le interruzioni pubblicitarie durante l'on demand se guardate in diretta invece la WWE non ci sono problemi perché comunque le pause pubblicitarie sono quelle americane quindi sono già, son già comprese nel, diciamo nella, nella diretta non ci sono interruzioni guardando i programmi della, della WWE in diretta su Discovery, Discovery Plus uh, quell'abbonamento lì costa uh, 1,99€ al mese mentre l'abbonamento intrattenimento senza pubblicità Costa 3,99 eh, al mese. E mi sembra che quello con lo sport eh, costi 6,99 o 7,99 al mese. Se non ricordo, ricordo 7,99, eccolo qua 7,99 eh, al, eh, al mese. Non so se c'è un'offerta in questo periodo per abbonarsi a Discovery Plus con eh, l'abbonamento annuale. Di solito ogni tanto le fanno, specialmente in, eh, in concomitanza. Uh, in concomitanza di eventi, uh, di eventi sportivi adesso vado un attimo a vedere sul sito sul sito ufficiale di Discovery Plus se c'è se c'è la possibilità di, eh, di abbonarsi magari sfruttando, eh, sfruttando un'offerta però al momento non, non mi da diciamo non mi da non, non mi dà nulla no non ci sono offerte in questo, in questo momento almeno per il mensile per l'annuale no 19,90 intrattenimento con pubblicità 39,90 con l'intrattenimento senza lo sport 69,90 invece con, con con lo sport ecco niente vabbè comunque gli, gli abbonamenti di Discovery Plus partono da 1,99 al mese con la pubblicità all'interno all'interno dei contenuti dei contenuti on che sono la stragrande maggioranza per quanto riguarda per quanto riguarda appunto Discovery Plus tra l'altro parlando di Discovery Plus noi presto commenteremo un contenuto da Cazzo da, sì. da, Discovery, da Discovery Plus dobbiamo decidere il giusto il giorno io ti Mif direi mano. ti direi addirittura il lunedì più che il, più che il giovedì per, per le coppe perché il lunedì per me va bene. è quasi per me sempre va bene. libero dalle coppe e dalle, dalle, dalle partite quindi possiamo per me va per bene fallo di lunedì, quindi possiamo andare con quello Non questo lunedì, perché perché lunedì vado eh, a c'è la live con Max. Ma a parte quello, ma poi comunque io poi lunedì sera vado allo stadio. Quindi, quindi ci sono per la live di versta 21 mi sa che ci sono per la prima ora giù di lì. Perché poi parto e vado allo stadio. Mm -hmm. vado, vado a Milano a vedere la partita del, del Milan che mi hanno invitato. E quindi non si rifiuta mai una cosa, una cosa gratuita, come, come dicevo ieri sera. Va buono. Eh, per chi ci segue su questo canale, su twitch.tv, slash.dicento, questa sera ore 20.55 saremo in diretta per seguire Tottenham Milan e Pari eh, Bayern Monaco. Paris Saint Germain. Per quanto riguarda la Champions League, domani sera invece seguiremo Juventus Friburgo di Europa League e uh, Fiorentina Silversburg di Conference League con i pallonari speciale Coppa E poi nel weekend l'appuntamento con il campionato di Serie A. Anche se domenica non saremo in onda, perché, uh, perché uh, domenica sera io vado allo stadio a Torino a vedere Juventus Andorra Quindi non saremo in onda con i pallonari domenica sera, settimana sì, prossima invece poi torniamo con le coppe europee. Per quanto riguarda invece Brassi Café, l'appuntamento è questo weekend. Quindi tra sabato e domenica, se tutto va bene, per gli abbonati, tra domenica e lunedì invece, per tutti gli altri con le interruzioni pubblicitarie su Spreaker, su tutti i player podcast disponibili in circolazione e anche su Spotify. Mentre invece, per quanto riguarda Presti Caffè by Night, l'appuntamento è martedì prossimo, supplementare della Champions League, permettendo quindi intorno alle ore 23. Grazie ancora a Mattia Di Noi, grazie a voi che ci avete ascoltato in diretta e on demand in questa edizione di Presti Caffè by Night. Che ormai, era però, che ormai è però di pomeriggio. Vi lasciamo con la sigla finale, che è sempre dedicata alla desaparecida Alexa Bliss, ovvero l'incantevole Alexa. E niente, questa sera le coppe europee. Eh, Mattia sul suo canale dalle 21, twitch.tv/slash data mediane con Bioshock Infinite. Gli appuntamenti ve li abbiamo dati. Resto il caffè, torna questo weekend con il podcast tradizionale. E martedì prossimo con Vreste caffè by Night, con il commento. Amone NETRO. Grazie per averci ascoltato, buon proseguimento di giornata. Alla prossima, ciao. Alexa, amica mia, è bello che tu sia Vivace, svelta e carina come me. Poi con la fantasia e un tocco di magia, Alexa non c'è più e invece Lili ci sei tu. Pari pam pum, eccomi qua. pari pam pum, ma chi lo sa? Seb'è il fido del il demonio, non sa che Alexa sono proprio io. Pari pum, spesso lo sai. Pari pum, combino guai. Maniche, vinsi in coppia, son qua. E il guaio, presto sparirà. Pari pampum, eccoli qua. Pari pum, ma chi lo sa? Se v'è il fin del demonio, non sa so che Alexa sono proprio io! Pari-pampu, spesso lo sai, pari-pampu, combino guai! maniche che vinci in coppia son qua, e il guaio presto! Pari-pampu, 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 ed eccomi qua! Presting Caffè by Night, vi è stato offerto da... Costruiamo cucinini su misura, ad alta specializzazione, monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore, lavastoviglie da 45 cm, con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi, facciamo i conti? Porti via, più monti tu... Uguale prezzi d'ingrosso, FBA di Bruno, corso potenza 183, angolo di Alucento, Torino.